Di ascoltare gli interventi di personalità di alto profilo del nostro territorio, in rappresentanza nell'ambito della formazione dei quattro Atenei Marchegiani e nel settore occupazionale delle principali associazioni di categoria. A loro va il nostro più sentito ringraziamento per avere dato la disponibilità a partecipare a questo evento, considerando i relativi impegni. E anche tenendo conto della situazione pandemica in cui purtroppo ancora oggi ci troviamo a vivere. Scusate. Adesso passo a presentare i nostri illustri relatori. Il professor Claudio Pettinari, magnifico rettore dell'Università di Camerino. Facciamo un applauso. Il professor Gianluca Busilacchi, del Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università di Macerata, che purtroppo mh, non è presente qui oggi per impegni improrogabili, ma parteciperà ugualmente con la registrazione dell'intervento. Abbiamo poi il professor Fabio Musso, del Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università di Urbino. Il professor Nicola Paone del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e Scienze Matematiche dell'Università Politecnica delle Marche. Poi avremo l'intervento della dottoressa Paola Paolo Paolinelli, delegata dal, do dal dottor Massimo Rocchi dirigente del servizio istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione della regione Marche, che è l'ente finanziatore di questo progetto. Poi interverrà. Abbiamo poi per le associazioni di categoria il dottor Stefano Zannini, imprenditore in rappresentanza della Confindustria di Ancona. Il dottor Luca Bocchino in rappresentanza di Conf Artigianato. E il dottor Raffaele Giorgetti, preside presidente di CNA Ancona. È chiamata a moderare gli interventi la giornalista, la giornalista Elisa Barchiesi, che quest'anno abbiamo il piacere anche di avere come docente dell'ISV Elia. A breve le lascerò la parola, ma eh, prima voglio ringraziare anche tutti gli istituti aderenti alla rete che hanno collaborato nell'organizzazione di questo evento insieme all'ISVolterra Lia di Ancona, che è l'istituto capofila. Abbiamo istituti superiori di Ancona, il liceo artistico Mannucci, il liceo scientifico Galilei il Liceo di Stato Rinaldini, l'Istituto di Istruzione Superiore Savoia Benincasa, l'Istituto di Istruzione Superiore Bambitelli Stracca Angelini, l'Istituto di Istruzione Superiore Podesti Calzecchionesti e poi gli istituti comprensivi, quindi l'Istituto Comprensivo Ancona Nord, l'Istituto Comprensivo Cittadella H, l'Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle, l'Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi l'Istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro e l'Istituto Comprensivo Ricci di Polverigi. Grazie a tutti e spero che questa serata sia per voi interessante e significativa per la scelta del vostro futuro. Grazie alla nostra dirigente, grazie ai nostri ospiti, a tutti voi, abbiamo sentito il ruolo fondamentale della Regione Marche nel sostenere questo progetto di orientamento, quindi chiamo qui eh, con noi anche la dottoressa Paola Paolinelli, rappresentanza della Regione Marche, eh, che invita a parlare dell'impegno profuso dalla Regione nel eh, progetto di orientamento. Grazie, buonasera a tutti e eh, vabbè anche se devo fare solo i saluti o comunque ho bisogno di un foglio per non dimenticarmi di nessuno grazie per l'invito prima di tutto ovviamente porto i saluti e anche le vive congratulazioni per questo evento di oggi che è interessante sicuramente sono sicura che sarà anche utile da parte del nostro Presidente della Giunta Regionale un saluto particolare anche da parte del mio dirigente il Dottor Massimo Rocchi che non può essere eh, oggi qui per impegni che sono sopraggiunti, però posso assicurarvi che monitora il progetto e ne osserva i positivi stati di avanzamento. Questo è un progetto pilota Rione Marche per la prima volta finanzia un progetto sull'orientamento, perché vuole essere vicino alle persone nei momenti di scelta e sono la scelta di una scuola, di un indirizzo e perché sappiamo che eh, la prima, seconda, terza media e il biennio delle superiori sono un momento importante nella vita delle famiglie e dei ragazzi e delle, e delle ragazze. Um, questo progetto ha trovato un grosso riscontro nella comunità delle scuole, e, eh, che sono um, soprattutto D'Ancona, che tra l'altro ospita il progetto più grande di tutti nelle Marche in termini di finanziamento e di budget per condividere la necessità di supportare i giovani e le loro famiglie in questo momento importante dopo l'obbligo. È il primo progetto di orientamento. Io nel dire che cos'è l'orientamento, come i professori sanno, ci metterei anche un po' di tempo perché c'è molta anche letteratura. Però una cosa che abbiamo ideato negli ultimi tempi è questa definizione. L'orientamento si occupa di futuro. L'orientamento si occupa di futuro e quindi ha bisogno della ricerca. Le università sono qui e lo sanno, ha bisogno di conoscenza per essere al passo con i cambiamenti, con proposte innovative e, se possibile, lungimiranti. L'orientamento è trasversale anche a tutte le azioni di formazione che Regione Marche finanzia e sostiene nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale. Qui oggi parliamo dell'orientamento di giovani e giovani ragazze, ma l'orientamento va a lavorare e si indirizza anche a delle persone adulte che devono qualificarsi o riqualificarsi. E questa è quindi una delle competenze regionali che ci ha visti impegnati e ci vedrà impegnati anche nel prossimo futuro per creare le condizioni migliori per un inserimento professionale di tutte le persone. Io ehm, voglio cogliere questa occasione per ringraziare il Voltaire Elia, che eh, ha presentato un progetto molto interessante e che con grande generosità ha proposto un partenariato molto ampio perché noi abbiamo finanziato in tutto 14 progetti e questo è il più grande ed è anche quello che ha saputo coinvolgere la maggior rete di scuole e di istituzioni e quindi questo significa che c'è un grande lavoro ed anche un ottimo capitale reputazionale che questa scuola ha evidentemente nella nostra città ho detto che c'è un progetto più ampio e quindi porta con sé anche molto lavoro un lavoro che è impegnativo per costruire e gestire una rete di scuole, ma anche una rete di interessi, una rete di opportunità, una rete di relazioni con il territorio. E ci sono istituzioni che hanno caratteristiche diverse, storie diverse, anche popolazioni scolastiche diverse, quindi è un grandissimo eh, lavoro e, e, e che diventerà, noi speriamo, patrimonio. Volevamo assolutamente che l'orientamento. Eh, Vogliamo che l'orientamento eh, diventi un'offerta stabile e continuativa da parte delle scuole. Quindi non una cosa che viene fatta ogni tanto quando il docente ha tempo e nei ritagli di tempo, ma quindi una mission importante. E ehm, infine, nel chiudere questo intervento, perché lascio la parola agli autorevoli relatori di questo pomeriggio, io voglio fare un veramente sentito ringraziamento non solo alle persone che sono qui e ai docenti che hanno lavorato, ma se me lo permettete anche un ringraziamento alle persone che solitamente non vengono mai considerate in progetti di questo tipo e sono quelli che si occupano dell'amministrazione, perché gestire un progetto di questo tipo vi posso assicurare che è un impegno veramente grande. Quindi io vorrei ringraziare il responsabile amministrativo del Volterrelli, la dottoressa De Berardini, che è sempre molto disponibile. è capace di trovare le soluzioni perché comunque dobbiamo stare dentro le regole del Fondo Sociale Europeo. E poi vorrei ringraziare la mia collega Camilla Martini, che è responsabile di tutti i progetti della provincia d'Ancona. E la collega Francesca Ingrosso Coroneo. Sono tre persone, sono tre competenze e che però hanno lavorato eh, con impegno e diciamolo anche con una forte, con una forte motivazione. Quindi questo è un percorso che abbiamo cominciato e quindi da parte della Regione posso dire che noi ci siamo, siamo qui, il nostro sito è a vostra disposizione e vogliamo essere al vostro fianco per un migliore futuro lavorativo dei nostri giovani. Grazie, grazie molto. Grazie dottoressa Paolinelli per le sue sentite parole, per il suo intervento. Possiamo entrare nel vivo di questa serata insieme con i nostri ospiti, il mondo della formazione, il mondo delle imprese e delle associazioni. Li vediamo eh, divisi qui sul palco, ma in realtà solamente a livello della disposizione, perché sono due mondi che lo vedremo, vanno veramente di pari passo. Eh, iniziamo da lei, rettore eh, Pettinari. Eh, Unicam. È un'università dalla tradizione molto antica, 1336 l'anno di fondazione, quindi un passato importante, ma uno sguardo attento al presente e anche al futuro. Prima eh, mi parlava proprio di alcune criticità dal punto di vista eh, lavorativo che ha constatato lei stesso parlando con l'Associazione dei Costruttori. Ecco, le vorrei chiedere, guardando al futuro, eh, quali sono secondo lei le facoltà che possono... Possano rappresentare un ponte verso il futuro, Beh, intanto buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ha detto ci ha messo divisi il mondo della formazione dal mondo della, del lavoro. Provo a citare eh, una persona che, mh, secondo me, poi entrerà in una qualche maniera nel, nel mio discorso, perché. Io sono un chimico, Giulio Natta è, è l'unico chimico in Italia ad aver eh, ricevuto un premio Nobel. Giulio, Giulio Natta dice ad un certo punto che il risultato che lui ha ottenuto, che è importantissimo perché grazie a lui si sviluppa il mondo della plastica, si sviluppa la plastica non l'avrebbe mai ottenuto se il Politecnico, allora, le, la sua università, il Politecnico di Milano, non avesse avuto grandi rapporti con le imprese e con gli imprenditori del territorio. E quindi diciamo, forse sarebbe stato bello essere mescolati, no? <ride> diciamo, alternati, così da, da, da fare un legame forte fra, saremo fra noi. Ci Saremo alternati proprio in questo dibattito. Ci, saremo, ci alterneremo in questo dibattito, ma è, è, è chiaramente uno scherzo. Ah, parto da alcune considerazioni, perché eh, come potete immaginare, dopo un sisma come quello che noi abbiamo subito, noi ci siamo sì preoccupati subito della ripresa delle nostre attività, ma abbiamo anche cercato di immaginare che, quelli che potevano essere gli scenari del futuro. E non è che ci siamo fermati a, a, a quello che eravamo e quindi dice ri, bene, riprendiamo a svolgere le stesse attività didattiche, formative, le attività di ricerca, esattamente che stavamo conducendo fino adesso. Perché forse erano già, erano già superate, no? Oggi credo che una delle parole che tutti quanti, anche a casa, hanno abitua sono abituati a, a pronunciare, a sentire di più, è PNRR. No, è la parola che ci sta turbando, e lo dico con, sta turbando le nostre istituzioni, sicuramente le nostre università, ma probabilmente sta turbando anche il mondo dell'impresa, il mondo del, delle istituzioni, degli enti, degli enti, diciamo, enti locali, degli enti territoriali. Ah, il PNRR ha individuato alcune modalità di intervento e soprattutto sta ponendo delle risorse su delle azioni che però a finire diciamo, questo periodo di grande finanziamento dovranno essere autonome, cioè dovranno restituire esattamente eh, diciamo, eh, quello, che, quello che è stato dato e creare lavoro diciamo, stabile nei, nei nostri territori, tutti. E quindi è evidente che dal punto di vista del lavoro io sto cercando di capire come, come potremmo creare delle opportunità alla luce del PNRR, in quali, eh, in quali settori e soprattutto anche intercettare però le, quelle che sono le, le richieste delle ragazze e dei ragazzi. Le dicevo prima che no, i nostri figli sono tutti e immagino molti di loro saranno genitori. I nostri figli sono disorientati. Mio figlio mi diceva: eh, io difficilmente rimarrò qua su questa terra. Perché rispetto a te, eh, Babbo. Tu avevi delle avevi delle aspettative, comunque avevi forse delle opportunità, no? Io le stesse opportunità non le ho. Tu avevi una. E, diciamo, e io forse già rispetto a chi mi aveva preceduto aveva magari già meno opportunità, però le avevo comunque e avevo l'opportunità di rimanere a fare qualcosa per il quale avevo studiato sulla mia terra. Ecco, allora la, dobbiamo anche intercettare quelle che sono le, le, le richieste delle giovani generazioni e far sì che la formazione che stiamo dando sia di supporto al lavoro che dovranno svolgersi su queste terre, perché le cose sono due, dobbiamo dircele, o diventiamo enormemente attrattivi per ragazze e ragazzi che verranno da altre regioni e da altri paesi, oppure se continueremo con questo spopolamento di più e marcatamente di più nelle aree interne, ma uno spopolamento comunque e un impoverimento comunque all'interno della nostra regione, il futuro sarà una parola difficile da coniugare. Allora, traiettoria. Io credo che nel PNRR è evidente che una delle parole più utilizzate dopo la parola sostenibilità è energia. Energia. Energia significa che forse, da quel che dicono. Tra 40-45 anni noi il petrolio non lo avremo, ma se avete tutti sentito ieri sera e tre sere fa credo che sia stata presa la decisione a livello europeo, dal 2035 le auto con cui noi ci stiamo muovendo saranno tutte di tipo elettrico e questo significa molto. Intanto significa che chi sta producendo un motore termico da qui al 2025 deve pensare di, di cambiare completamente eh? quindi ci saranno posti di lavoro diversi e probabilmente o dovremo fare quella formazione su, sulle persone che, che in questo momento sono impiegate nella produzione di auto eh, con motore termico oppure diciamo, le, eh, saremo perdenti rispetto a magari a nazioni che, che invece sono, sono già avanti su quello. 2035 l'hanno posto come data? ma l'elettricità va prodotta se la produco sempre col, col carbone o con energie non rinnovabili non è una energia green okay? si parla, tutti stanno dicendo in questo momento ah, ma nelle Marche non avremo una hydrogen valley? la valle dell'idrogeno per, per avere un hydrogen valley intanto devo produrre idrogeno verde per produrre idrogeno verde ho bisogno di eh, diciamo, di, chiamiamoli impianti particolari con tutta una serie di, di caratteristiche, ma devo assolutamente studiare questi temi ad altissimo livello, devo capire come produrlo, come stoccarlo e quindi questo è un tema. L lo metto là, diciamo, mi fermo lì sull'energia. La seconda cosa è, e questo, anche di questo dobbiamo rendercene conto, io lo sto vivendo di prima persona perché ho dei cantieri che magari si sono già fermati perché o perché i materiali costano o perché i materiali non ci sono. I materiali mancano. Da qualche anno siamo fermi nel settore della ricerca dei nuovi materiali rispetto ad altre nazioni e non stiamo recuperando e quindi tocco il terzo tema, quelli che sono i nostri materiali di scarto uno delle, del, diciamo, una traiettoria che io vedo è quella dell'economia circolare. C'è poco da fare. Ne parlerò domani con Vindustria Macerata. Ne sto parlando con la Camera di Commercio. L'economia circolare è alla base. Noi dobbiamo immaginare un secondo uso, magari, o il riottenimento di materie prime e seconde e quant'altro, ma è evidente che. E tutto questo chiaramente secondo me è affiancato anche rispetto all'energia da un minor consumo, per carità, altrimenti non siamo sostenibili. Oggi, oggi credo che siamo più o meno alla vendita di circa dall'inizio dell'anno di 80, mila, 80 milioni di auto. Siamo intorno a 350, nel mondo, 350 milioni di, di telefoni. Di telefonini, di smartphone, per uno smartphone come quello che ho io c'è bisogno, bisogno di 62 elementi della tavola periodica e alcuni di questi, rodio, iridio, platino, palladio, sono finiti. In questo momento, e questo è un altro dato importante. C'è una parte del mondo che sta consumando e quella parte del mondo è esattamente il 7-8%, sta consumando il 90% dell'energia. Quando quell'altra parte del mondo dirà anch'io voglio avere lo smartphone, voglio avere l'auto, voglio avere quello che tu hai, è chiaro che i risultati saranno devastanti. Mi unisco subito a questo perché il terzo tema, diciamo, è CO2, no? Ed è collegato a quello che abbiamo visto prima, cioè i livelli di CO2 sono troppo alti. Oggi erano 414 ppm, hanno toccato 419 ppm. Quando io andavo a scuola erano 350 ppm. Con 419, con questo, diciamo, con questo dato, arriveremo a circa 2,7 gradi centigradi in più nel secolo non gli 1,5 di coppe 26 o di coppe 25 o di coppe 24 2,7 che cosa significa ve lo dico subito significa che la temperatura media nel Mediterraneo potrebbe anche aumentare di 2 gradi se aumenta di 2 gradi significa che eventi estremi come quelli di Taranto e Catania di quest'anno saranno continui e avranno effetti devastanti non ci vogliono credere non ci vogliamo credere, ma le cose stanno così. E allora bisogna intervenire sull'ambiente, pollution, riduzione dell'inquinamento, minore emissione di CO2 nell'ambiente. In questo momento, fra l'altro, ecco, vi faccio presente che un cinese che viene considerato il maggior produttore di CO2 al mondo produce circa in 60 anni di vita la mia vita. Circa 179 tonnellate di CO2, noi italiani ne produciamo 359, gli Stati Uniti ne producono 1100 a testa. Questo è per darvi un'idea. Tolgo questo, questo aspetto, quindi vi ho detto materiali, energia, ambiente, ok? Che cosa ci metto? Beh, il... se sono venuto giù e non ero connesso un attimo mi sono sentito perso. E poi ho bisogno di tutta una serie di informazioni che oggi è fatica andare a trovare nelle librerie, nelle biblioteche, quindi digitalizzazione informatica è chiaramente diciamo, diventata qualcosa di, di è la prima scelta e forse lì possiamo veramente ancora dare un contributo perché tutti noi non vogliamo che il nostro figlio vada a fare il muratore sebbene ce ne sia bisogno. E questo ce lo dobbiamo dire, dobbiamo essere onesti con noi stessi. No? Cioè, nessuno di noi vuole un figlio muratore, piuttosto che un figlio operaio, piuttosto che un figlio che, che si occupa della pulizia degli ambienti. E quindi ci sono altri settori. Probabilmente il settore dell'informatica sarà quello che genererà più posti di lavoro negli anni a venire. Salute. Salute, diciamo. L'informatica può essere utilizzata per tutto, beni eh? valorizzazione del patrimonio culturale, informazioni di, su, di, di vario tipo, eh, anche trasferimento di informazioni sanitarie. Mi collego agli ultimi due aspetti sui quali credo che si debba veramente investire in termini di formazione che sono sanità e alimentazione, sanità e agroalimentare. Tutti noi vogliamo mangiare bene, io credo che sia anche opportuno mangiare. Nonostante io abbia sempre fame, un pochettino di meno, ma mangiare bene, e quindi prodotti di alta qualità, no? che, che sono, sono comunque qualcosa che, che, che fa star bene noi. Il nostro benessere va prima di tutto. E poi la salute, l'abbiamo visto che c'è questa emergenza COVID, ci ha chiaramente mostrato la nostra fragilità che poi con le nostre capacità di italiani di recuperare siamo diventati tutto sommato un paese, in alcuni casi anche modello, e questo dobbiamo dirlo. Forse perché eh, diciamo, abbiamo un po' di fantasia, un po', eh, siamo diventati anche un paese modello, però è la, la sanità, diciamo, la salute è, è un bene primario e noi ci siamo, siamo accorti di essere estremamente fragili. L'emergenza virus è stata un'emergenza, ma ci potrebbe essere un'emergenza batteri ci, e, e poi ci sono tutte quelle malattie che abbiamo trascurato, e gli effetti di quella trascuratezza non sappiamo quanto imbatterà nei prossimi anni. Abbiamo dei territori sempre più abbandonati, e quindi abbiamo delle aree dove il servizio sanitario arriva e non arriva. Penso alle prenotazioni, quindi ci possono essere settori, come lo stanno dimostrando in questo momento le farmacie, che possono dare un contributo importante perché sono comunque dei presidi territoriali dove si può andare a, un, può andare a usufruire di un servizio che poi chiaramente potrà essere monitorato e guardato da persone che stanno da altre parti, competenti. Però intanto il servizio potrebbe essere fatto localmente dove c'è un presidio. Ho dato alcune indicazioni. Grazie Rettore perché e queste parole di... ci fanno riflettere sul nostro presente e sul nostro futuro e ci aiutano anche a creare un orientamento, un percorso per quello che potrà essere anche il percorso lavorativo dei nostri ragazzi. Quindi mh, formazione abbiamo visto, però lei ha parlato anche di territorio, anche di imprese, vediamo come sia un connubio molto forte. E proprio calando questo discorso sul nostro territorio con Luca Bocchino che è eh, rappresentante della Confartigianato di Ancona ed Urbino. Lei mi diceva che ormai sono parecchi anni, venti anni che si occupa proprio eh, di analizzare, di strutturare il rapporto tra la formazione e le imprese, il cosiddetto eh, PCTO in termini eh, specifici della scuola, ma parliamo di alternanza scuola-lavoro. Quanto è importante investire sul territorio sulla formazione con questa modalità? Grazie, buonasera buonasera a voi, buonasera al rettore e ai docenti universitari e ai colleghi relatori delle altre associazioni. Il tema del rapporto e dell'investimento sui giovani di oggi è un tema centrale per le associazioni di categorie tutte, sicuramente. Parliamo dal nostro osservatorio, è da vent'anni che ci occupiamo di questo tema perché è da vent'anni che registriamo la necessità di aiutare e collegare il mondo della scuola con il mondo dell'impresa. Eh, tanti anni fa sembrava quasi una linea retta che collegava scuola e impresa. Oggi invece ci siamo resi conto che è diventata una rete. In questa rete sono entrate a pieno titolo le scuole che già c'erano, il mondo delle imprese, ma è entrata anche la famiglia, è entrata anche l'università che è sempre di più riuscita ad avvicinare in questa regione eh, l'importanza del rapporto perché ricordiamoci che questa è una regione ad alta vocazione di micro e piccola impresa. Questo è il nostro DNA e non ce lo dimentichiamo oggi, al di là dei scenari futuri. I giovani fanno parte di questa rete, l'università è la regione che è sempre di più è entrata in questa connessione. Il numero delle imprese sicuramente negli ultimi anni è, è diminuito, è diminuito per effetto della globalizzazione, è diminuito per effetto comunque degli eventi anche eh, che si sono sommati in questa regione. Noi abbiamo, ricordiamo che veniamo da due terremoti, veniamo da una crisi importante. E, e sempre di più le imprese hanno avuto difficoltà sia nella gestione dei rapporti con il mercato ma anche nel reperire una manodopera sempre più qualificata e specializzata e spesso l'anello debole è stato il miglior percorso che potesse inserire i giovani nel mondo del lavoro. Eh, I percorsi della vecchia, la vecchia legge, una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro, gli insegnanti qui davanti a me conoscono meglio di me perché l'hanno vissuta sia nel 2015 e poi nella revisione del 2018 con la nuova dominazione PCTO, che ha portato poi a 210 ore le ore di inserimento presso il mondo delle imprese per gli istituti professionali, via via riducendosi fino ai licei, che se non sbaglio è intorno alle 90 ore. Questo diventa un momento molto importante perché i ragazzi nel terzo, nel quarto e nel quinto superiore. Hanno l'opportunità proprio di skillare le proprie competenze, le proprie soft skills, perché le hard skills sono quelle che riconoscono quotidianamente nei percorsi eh, professionali, ma le soft skills sono quelle che poi sviluppano perché aiutano il in miglior inserimento. Fare quindi esperienze nel mondo dell'impresa, al di là della competenza tecnica e del legame eh, professionale con il curriculum, sicuramente è anche uno stimolo a mettersi in gioco a 16, 17, 18 anni, affinché a 19 anni già si. È Capaci e quindi, questo sicuramente è una grande opportunità di poter già essere in empatia con il mondo del lavoro perché si conoscono già le dinamiche relazionali. Perché molto spesso abbiamo dei bravissimi ragazzi tecnici, ma che dal punto di vista poi relazionale hanno difficoltà di inserirsi perché il primo momento di rapporto professionale sconta comunque il noviziato di un nuovo modo per competere con loro stessi nel mercato. Quindi, questo diventa un momento di agevolazione con cui le associazioni aiutano sia a trovare la migliore impresa che sia capace poi di accogliere il ragazzo perché non sempre un'ottima impresa dal punto di vista di prodotto servizio collocamento comunicazione corrisponde al miglior luogo dove magari destinare il ragazzo così come a trovare anche degli imprenditori che presso le scuole possono andare ad insegnare perché molti non hanno la possibilità di accogliere i ragazzi in azienda ma invece sono molto disponibili ad andare presso le scuole tutto questo noi lo facciamo lo facciamo anche con una visione perché è quello che manca oggi ai ragazzi per poter anche andare verso la futura autoimprenditorialità, perché guardate il nostro punto di vista è quello di creare dei giovani che entrano il prima possibile nel mondo del lavoro, ma il mondo del lavoro è fatto anche da tanti futuri imprenditori di questo territorio. Noi siamo una regione che ha circa 200.000 imprese, il cui 90% è fatto da micro e piccole imprese. Il mondo dell'industria è un altro mondo sicuramente importante ed essenziale perché qui c'è una filiera importantissima che parte dalla micro e piccola impresa, anche quella di individuali fino ad arrivare a delle imprese nel settore dell'industria che sono eccellenze e chi poi eh, mi supporterà su questo confermerà in quello che è eh, il Made in Italy comunque eh, di questo paese. Ma quello che manca alla fine è avviare quanto prima e sviluppare le competenze dei ragazzi. Cosa manca oggi no, sul nostro mercato? Guardate, in questi giorni noi siamo alla disperata ricerca di tantissimi profili che, come giustamente diceva il rettore, questa... Ehm, sostenibilità e questo cambio di paradigma sul tema dell'energia sta modificando anche le profilazioni dei giovani ragazzi che entrano nel mondo del lavoro l'edilizia oggi è un settore vuoi per lo scenario normativo che a tutti noto col 110%, ma voi anche per la nuova filosofia che il tema delle costruzioni sta approcciando, quindi la sostenibilità, la bioedilizia, sta portando alla ricerca di giovani ragazzi, al di là dell'essere muratore, anche di competenze tecniche, penso agli studi tecnici come i geometri che comunque abbiano queste competenze, perché questo è un settore trainante in questo momento su cui si fa fatica a trovare manodopera qualificata e specializzata e vi assicuro che le imprese arrivano anche a, a cercare disperatamente del personale. Il settore dell'impiantistica, sempre per rimanere nel settore della casa, Beh, tutto l'efficientamento energetico che questa nuova generazione di, di, di tecnologie sta portando mette le nostre imprese nel settore impiantistico alla disperata ricerca di ragazzi tecnici ma da alte capacità tecniche. Ecco perché allora gli istituti tecnici da questo punto di vista che riescono già a far fare esperienze di questo tipo, ad avere dei curricula orientati verso questo tipo di energie sostenibili, avranno sicuramente la possibilità di mettere nel mercato ragazzi che i diplomati oggi lavorano ieri. Il settore dell'alimentazione, il rettore Pocanzi lo citava, assolutamente sì. Noi sempre di più abbiamo, in questi due anni abbiamo registrato una, una, un, un avvicendamento di turisti nella Regione Marche. Voi anche perché siamo stati considerati regione prestigiosa in una nota classifica stipulata da una nota organizzazione nel settore del turismo vuoi anche perché la ricaduta di 5 milioni di italiani che non sono andati all'estero sono tornati anche nelle Marche, hanno riscoperto le Marche, l'attività della ristorazione dell'accoglienza è esplosa e a volte non è riuscita a dare le risposte che la domanda di questo mercato ha dato, noi abbiamo la zona del Conero per esempio che ha avuto in questi due anni picchi di più 20 più 30% di accoglienza e vi assicuro che l'attività della ristorazione oggi è la disperata ricerca di personale qualificato. Questi percorsi sono percorsi che portano da un'esperienza professionale anche a produrre futuri imprenditori che produrranno ricchezza in questo territorio. Dove ricordiamoci che c'è ancora una forte vocazione di persone che comunque vivono il territorio, che non lo sfruttano, che cercano comunque di ridare un ritorno socio-economico a questa realtà, perché poi producono a loro volta la possibilità di assumere persone, collaboratori familiari. Altri settori, così chiudiamo il cerchio, di, di cosa oggi serve alle imprese. Ovviamente, questo è uno scenario di un'associazione che rappresenta l'amico di piccole imprese, che comunque è un osservatorio, non è sicuramente l'unico e l'esclusivo, ma sicuramente noi quotidianamente ci vengono vengono chieste dalle imprese di poter andare presso le scuole per trovare ragazzi diplomati. Il settore dell'autoriparazione, la meccatronica, tutta la frontiera delle auto ibride, delle auto elettriche, c'è un cambio generazionale repentino. Il settore dell'autoriparazione è la disperata ricerca di ragazzi meccanici che possano entrare nel settore dell'automotive. Anche questo è un settore di cui si fa veramente fatica a trovare personale. Vi assicuro che tutte queste aziende, chi ha la possibilità di informarsi, io invito gli istituti di istruzione superiore a contattare anche le associazioni perché noi abbiamo bisogno di ragazzi pronti a entrare nel mercato. Perché le aziende sono in difficoltà. Vuoi perché c'è un forte cambio generazionale che, coincidenza di questi anni, si sta avvicinando. E quindi chi deve trasmettere l'azienda? Noi abbiamo degli imprenditori eh, che possono testimoniare questo, c'è bisogno proprio di, di avvicinare e l'avvicendamento non è che si fa in un anno. C'è il famoso apprendistato, c'è comunque un periodo in cui sia il ragazzo deve crescere professionalmente, ma deve crescere anche in prospettiva come potenziale imprenditore, quindi è un ciclo che impiega 6-7 anni, a volte anche per andare a compimento per poter poi trasferire le competenze imprenditoriali. E concludo con fartigianato su questo, porto la nostra esperienza come sempre proprio con l'università per triangolare per chiudere il teve proprio con le scuole, organizza ogni anno sia percorsi che chiamati scuole per imprenditori. Quest'anno abbiamo fatto anche la prima scuola per imprenditori Young destinata a giovani ragazzi che sono già interessati o proiettati verso, completando gli studi, ma con una visione verso comunque le innovazioni tecnologiche, anche a creare un percorso professionale e personale destinato ad un'apertura di impresa, perché le start-up innovative oggi si fanno con un'età media di 23-24 anni, dove comunque c'è poco tempo tra il diploma o la fine del percorso curriculare delle scuole superiori e l'ingresso nel mondo del lavoro. Con l'università facciamo anche scuola per imprenditori avanzate e al tempo stesso, proprio in questo periodo, stiamo realizzando un percorso che si chiama fare impresa, destinato ai ragazzi, andiamo in televisione ogni settimana spiegando ai giovani ragazzi come diventare imprenditori necessita di sviluppare alcuni di quelli che noi consideriamo i pilastri. Occorre conoscere gli aspetti analitico-contabili, occorre conoscere il sistema del mondo del lavoro, occorre conoscere il sistema della finanza, perché un imprenditore domani dovrà sapersi finanziare, gestire una contabilità, saper comunque comunicare, perché abbiamo fatto anche una puntata dedicata a come un'impresa oggi deve saper comunicare. Oggi, avere un prodotto o un servizio non equivale a saperlo vendere, perché è tutto, è tutto trasferito sul mercato. Si parla addirittura di taxi che vendono i servizi con le app servizio che tradizionalmente eh, chi, chi l'ha usato lo ricorda in maniera affettuosa, si esce da una stazione, si esce da un aeroporto, magari alza una mano e arriva un taxi. Oggi tutto viene già venduto e comprato prima ancora di scendere da un aereo con delle app. E questo stravolge il mercato. E la digitalizzazione di cui parlava il rettore è uno dei settori che sicuramente in ogni cluster settoriale rappresenta un elemento necessario affinché i giovani d'oggi possano sicuramente lavorare. La logistica senza la logistica, non si trovano più trasportatori. Perché le patenti tanti anni fa si prendevano durante il militare e chi comunque usciva dal militare con le patenti, quelle destinate ai trasporti, se le ritrovava convertite e ha lavorato fino agli anni 2010-2020, dando un servizio alla collettività. Oggi si fa fatica ad accedere a quel tipo di patenti e non si trovano ragazzi capaci di poter gestire questo tipo di trasporto e il trasporto merci che rimane. Uno degli scheletri comunque fondamentali della comunicazione del trasferimento delle merci in Italia è diventato una criticità. Infatti abbiamo trasportatori che vengono dall'estero, vengono dai paesi, de, paesi dell'est. Tutti i settori su cui oggi chi è in grado di poter offrire questo tipo di domanda di lavoro ha già il lavoro assolutamente disponibile. Quindi il nostro mondo esprime queste fisiologiche necessità. Grazie dottor Bocchino, perché ha toccato diverse tematiche anche relative alle competenze, non solo relative al mondo dell'impresa che svilupperemo nel corso eh, di questa serata. Ecco, in questo confronto tra l'impresa e la formazione, eh, professor eh, Fabio Musso del Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università di Urbino, abbiamo visto la crisi economica, è un'ombra che si proietta su questo nostro contesto, anche le cronache che locali, insomma, parlano di una situazione non facile eh, del nostro territorio. Però abbiamo visto ci sono delle opportunità che possono essere colte, dei punti positivi che possono essere valorizzati. Sì, eh, rispondo eh, intanto con un dato che è il dato fornito dall'Osservatorio Excelsior del Sistema Camerale. L'Union Camera eh, tutti gli anni rileva i fabbisogni delle imprese, della pubblica amministrazione, i fabbisogni di occupazione. E la previsione al 2025 parla di... Eh, 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 9 di nuovi posti di lavoro che si potranno generare, dei quali il 70% eh, derivanti in pratica da, da processi di sostituzione, quindi dal turnover, gente che va in pensione, e la restante parte, corrispondente a circa 900 milione di persone, queste sono stime ovviamente, sono invece posti di lavoro generati dai processi di sviluppo, quindi in, in relazione alla crescita prevista per l'Italia. Ci si aspetta questa crescita di posti di lavoro e eh, i fabbisogni in termini di competenze riguardano soprattutto le discipline STEM, cioè scienze, tecnologie, engineering, matematica, ed è questo che chiedono le imprese ripetutamente in relazione alla transizione digitale, ma anche alla transizione ecologica. E quindi tutti i discorsi legati all'industria 4.0 fanno sì che ci siano forti richieste da parte delle imprese, le quali fra l'altro anche recentemente lamentano no, la difficoltà a trovare personale qualificato, specializzato. Allora questa è certamente una visione realistica, eh, credo di medio periodo. Se noi vogliamo provare a guardare a lungo periodo. Dobbiamo tenere conto di una serie di fenomeni. Allora, innanzitutto, siamo in un momento di grande cambiamento. Certamente derivante dai cambiamenti della tecnologia, lo stiamo vedendo la cosiddetta quarta rivoluzione industriale. È in realtà un processo che è iniziato no, da, da qualche decennio in relazione all'informatizzazione, e tutti i processi di trasmissione delle informazioni, delle comunicazioni e di elaborazione dei dati che stanno generando effetti molto concreti in tutte le attività di comunicazione, manifatturiere e quindi stanno portando a dei cambiamenti molto profondi e radicali. Come tutte le, eh, tutte, tutte le fasi di cambiamento eh, si traducono in strade che si chiudono, mestieri che spariscono, ma anche strade nuove che si aprono e nuove opportunità. Quindi una logica da considerare anche in termini di competenze che saranno necessarie è proprio in funzione di cosa, potrà di cosa potrà accadere. Teniamo conto anche di un altro aspetto. Noi siamo eh, culturalmente abituati a pensare eh, un mondo nel quale il punto di riferimento per la distribuzione della ricchezza che la civiltà umana genera è dato dal lavoro. L'essere umano, grazie ai suoi progressi, è stato capace di generare appunto da, dalle risorse naturali del valore, valore che civilmente si è distribuito attraverso appunto, il lavoro. In passato non si distribuiva attraverso il lavoro ma attraverso processi di dominazione, schiavitù e, e cose di questo genere. Però il meccanismo era lo stesso. Oggi siamo in un momento nel quale sempre di meno il lavoro è, è il passaggio per determinare la distribuzione della ricchezza che si genera, per un motivo abbastanza semplice, che le macchine stanno sempre di più sostituendo il lavoro umano. E non mi riferisco solo alle macchine per processi manifatturieri, ma anche per processi cognitivi. Tanti lavori no, che vengono fatti no, da, da assistenti digitali grazie all'intelligenza artificiale, proprio i giorni scorsi avevo visitato un'azienda del nostro territorio che ha fra le sue produzioni, una componente estetica in legno per il quale c'era un operatore che valutava la prima scelta, la seconda scelta, su, su quella componente in legno, in base alle venature, quindi un aspetto puramente estetico, valutato in base all'esperienza di questo operatore. E questo operatore è stato sostituito, grazie a un programma di intelligenza artificiale, con un visore che è in grado, apprendendo, di capire quali sono i pezzi più belli e quelli meno belli, classificandoli e collegandoli con fasce di prezzo diverse. Ecco, questo quindi sta accadendo non solo per, per le fasi strettamente manifatturiere. Questo cosa significa? Significa che eh, per un futuro di lungo periodo bisognerà pensare a quali sono poi le modalità attraverso le quali riuscire a eh, trovare spazio per le vocazioni personali in un mondo che sarà sempre meno direttamente legato all'impegno lavorativo, ma sempre di più legato alle capacità anche creative, da parte delle persone che comunque partecipano ai processi di generazione del valore nei quali appunto, le macchine saranno sempre più prepotentemente presenti. Allora, eh, capire quali saranno le competenze spendibili in un mondo di questo genere non è operazione facile, certamente, però quello che possiamo dire è che eh, ecco, le strade possono essere di due tipi, una verso l'iperspecializzazione, ovviamente a partire dalle discipline di cui abbiamo parlato, ma non solo quelle, perché poi anche le esperienze delle imprese ci fanno vedere che Persone con formazione completamente diversa, poi possono anche, sfruttando no, trasversalità di competenze, anche contaminazione di competenze diverse, possono riuscire a, ad affermarsi in campi no, per i quali non erano stati assolutamente formati. Un'altra strada, oltre a quella dell'iperspecializzazione, al contrario è quella invece dell'acquisizione dell di competenze trasversali, che possono essere applicabili in contesti molto diversi. E questa è una strada che viene favorita proprio ecco, da, da quei processi di, no, di, di influenza, di contaminazione che scaturiscono anche da discipline apparentemente lontane. Io faccio riferimento sempre no, all'Università di Urbino da cui provengo, che ha storicamente eh, una reputazione da università umanistica, ma in realtà contiene al suo interno discipline scientifiche molto anche eh, specializzate, Raccogliendo poi una tradizione che fin dai tempi del Rinascimento ha caratterizzato Urbino come città, come entità culturalmente in grado di affermare delle idee e di proporre dei cambiamenti, che è stata quella di combinare insieme appunto conoscenze umanistiche con conoscenze scientifiche, anche approfondite e spiccate. Ecco, questo tipo di eh, collegamento eh, si sta rivelando un collegamento efficace, soprattutto laddove c'è da individuare appunto. Ci sono da individuare prospettive diverse, nuove rispetto alle categorie logiche con le quali si è visto il mondo in passato. Quindi, questa visione in qualche maniera creativa, originale, che rompe gli schemi, perché gli schemi si stanno rompendo, va certamente stimolata e favorita anche nei giovani che devono essere formati. E qui veniamo ai percorsi che, che, che occorre cercare di, no, di suggerire ai giovani. Eh, in relazione. Ai settori, sia in relazione appunto alle, alle vocazioni che devono essere individuate. Allora, pensando ai settori, già che no, gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo in evidenza che ci sono settori in relazione a questi cambiamenti che sono destinati ad assumere un peso crescente. Nel momento in cui ecco, molte attività, ancora una volta legate alla manifattura e influenzate dagli automatismi, tenderanno a essere ridimensionate in termini di impegno umano. Altre, soprattutto quelle legate ai servizi per la persona, al terziario, certi settori del terziario, sono destinate a mantenere comunque degli spazi nei quali la presenza umana sarà sempre importante e determinante. Anche se poi dopo sentiamo notizie no, di ristoranti che aprono con camerieri robotizzati che sostituiscono completamente il personale di contatto. Però quelle saranno in realtà eh, specializzazioni anche su quei campi, per cui resterà spazio per chi invece vuole il rapporto umano in quanto tale. E quindi questi, questi spazi vanno perseguiti, vanno cercati. E dicevamo la questione de, dei servizi alla persona, alla salute, alla sanità esattamente. Pensiamo a tutta la tematica no, dell'invecchiamento della popolazione, dei servizi alla, alla popolazione anziana che devono essere erogati comunque con presenze umane, seppure anche qui ci sono automatismi che possono essere sfruttati ampiamente dalla telemedicina, telassistenza e tutte soluzioni di domotica che possono permettere di facilitare, per certi versi, automatizzare certi processi di assistenza, però anche in questi settori la componente umana, così come tutti i settori nei quali l'elemento no, legato comunque a soddisfacimento dei bisogni anche di intrattenimento personali eh, sono anche questi i settori nei quali potersi specializzare. e quindi Veniamo alle vocazioni che possono essere sollecitate e scoperte nei giovani. Eh, qui qui ecco, mi pare di capire che la platea è principalmente no, rivolta a giovani che si apprestano a scegliere le scuole superiori, poi sceglieranno dei percorsi di vita. Quindi parliamo di situazioni nelle quali non ci sono le idee chiare. Tante volte gli studenti scelgono l'università senza neanche sapere bene quello che stanno facendo perché non hanno ancora deciso quale sarà la loro vita, che tipo di vita vorranno fare. Allora, in funzione di questo, è importante cercare di stimolare i giovani intanto a intraprendere dei percorsi, qualunque si siano, che non necessariamente devono essere quelli definitivi. E questo vuol dire che possono andare bene discipline scientifiche, umanistiche, purché siano dei percorsi che possano permettere intanto di capire cosa si vuole fare nella propria vita. E poi simulare, e questo credo che sia... No, un elemento sempre importante da tenere in considerazione, stimolare i giovani nella scoperta della propria vocazione ma attraverso la curiosità. Un elemento fondamentale credo che sia quello di riconoscere sempre l'esigenza di voler imparare, voler apprendere qualcosa di nuovo. E questo dà la possibilità anche a chi si è formato in un campo poi di addentrarsi in campi completamente diversi. Con successo, ma anzi con un bagaglio più ricco di conoscenze, perché riesce a essere più completo. Non dimentichiamo che, fra l'altro, gli studenti italiani, rispetto a tanti studenti esteri no, di paesi più avanzati, quando si confrontano, spiccano proprio per la loro cultura molto più ampia rispetto all'iperspecializzazione di altri modelli formativi. E alla fine questo permette loro di, di emergere, di affermarsi molto più facilmente. Quindi questi sono valori che, che vanno certamente preservati, stimolati, sempre attraverso la, la, eh, la ricerca appunto, della curiosità, della scoperta di cose nuove che deve essere un percorso di vita, non può limitarsi agli anni della scuola. Quindi credo che anche gli insegnanti... Eh, debbano cercare, così come lo facciamo noi, di, di stimolare questa curiosità continua, perché quella è la chiave poi per avere successo nella vita, indipendentemente dalle scelte che si faranno. Quindi se, se la domanda era quali sono i percorsi no, che, che è più opportuno scegliere no, nel, nel post-Covid, in questa fase di auspicata ripresa, la risposta non ce l'ho sostanzialmente, ma la risposta è proprio nel, nel, nell'introspezione che si deve riuscire. No, a sollecitare nei giovani fin da, da un'età ancora immatura, nella quale non hanno le idee chiare, ma devono essere stimolati a cercare il loro percorso. E in un mondo che cambia così repentinamente e vorticosamente opportunità, ripeto, ne possono venire fuori anche in uno scenario nel quale no, ci sono delle nuvole abbastanza critiche perché noi pensiamo. No, adesso qui rischio di addentrarmi in discorsi che, che vanno un po' fuori tema, però pensiamo ecco, anche alla situazione dell'Italia che si trova in un contesto continentale e in uno scenario mondiale che, che qualche crepa la sta manifestando. Quindi noi dobbiamo chiedersi anche l'Italia come economia, come sistema di imprese, come... Struttura della società italiana, che ruolo, che spazi può avere, e questo anche per rispondere no, alla, alla questione del, della fuga dei nostri giovani che devono cercare spazi all'estero. Ecco, l'Italia deve trovare una sua identità nello scenario mondiale. In una fase nella quale la globalizzazione ha messo chiaramente in evidenza no, quali sono. No, eh, gli ostacoli che ci si trova ad affrontare nel momento in cui si deve competere con imprese di paesi dove non ci sono strutture di costi sociali come quelli che abbiamo noi in Occidente. E Il risultato è, credo l'abbiate sentita la notizia di questi giorni, che l'Italia per esempio di tutti i paesi OXE negli ultimi 30 anni è quella che ha visto calare le retribuzioni lorde del 2,9%, l'unico paese OX, quindi noi delle criticità ce l'abbiamo indubbiamente e questo non favorisce certo no, la scelta di rimanere in Italia, però questa scelta deve essere invece simulata a partire da ciò che l'Italia può rappresentare nello scenario mondiale e le imprese che stanno rispondendo a queste a queste dinamiche, sono imprese che hanno fatto una scelta legata proprio all'identità anche culturale stessa dell'Italia, puntando sull'innovazione, sulla qualità di ciò che fanno, prodotti o servizi che siano e cercando spazi di mercato, e ce ne sono, fortunatamente, in giro per il mondo, dove questi valori vengono premiati, quindi ovviamente competere con chi è in condizioni economiche avvantaggiate rispetto alle nostre, è una partita persa. Bisogna competere andando a cercare spazi qualificati nei mercati mondiali e questo può dare la possibilità di affermarsi sia come dipendenti di imprese che come imprenditori, e questo è un altro tema importante, capire qual è la vocazione di un giovane fra scelta di lavorare dentro le imprese per le imprese o ovviamente anche dentro la pubblica amministrazione o comunque dentro delle organizzazioni o essere imprenditore anche qui in un mondo che spinge sempre di più verso no, l'autoimprenditorialità, con tutte le difficoltà che ne derivano, ma anche con le opportunità che ne possono scaturire. E ovviamente anche su questo piano bisogna no, un po' superare logiche no, di pensiero del passato che classificavano categorie anche fra lavoro dipendente e lavoro non più dipendente. Qui si, si stanno mischiando un po' le questioni. Però, Ripeto, è, è un mondo in grande cambiamento e di questo cambiamento bisogna tenere conto e nel cambiamento bisogna cercare le, le opportunità anche per i giovani. Grazie professore, stiamo delineando sempre di più il mondo del lavoro e gli scenari futuri. Approfitto proprio eh, di quest'ultima affermazione che ha fatto decidere di diventare imprenditore. Eh, dottor Zannini, lei oltre che rappresentare Confindustria è anche imprenditore e quindi qua parliamo di lavoro dipendente ma anche di decidere di avviare una propria impresa quali possono essere eh, i punti di forza e le difficoltà intanto eh, vi ringrazio per l'invito e per eh, avermi chiamato con la doppia giacchetta oggi nel senso quella di imprenditore e quello di, di rappresentante insomma di, di Confindustria Ancona sperando di non deludere nessuno. Eh, allora, in questo momento la creazione di nuove imprese, almeno nella nostra, nella nostra zona, è un evento più unico che raro. In questo momento, nel senso, l'impresa che noi definiamo quella, la mia impresa, noi siamo della seconda generazione, però, comunque, la nostra impresa, che è un'impresa manifatturiera a tutti gli effetti, è un tipo di realtà che allo stato attuale credo non, non nascano più, non, non, non ci sono più le condizioni di mercato per far sì che un'impresa manifatturiera da un passo inizi una nuova attività. Le imprese stanno evolvendo in altri tipi di, di attività, eh, sia sulla parte digitale che sulla parte informatica. Eh, e quindi da questo punto di vista qua non, eh, non riesco a trovare una condizione ideale in questo momento per dire eh, i ragazzi possono, possono fare impresa, ma sicuramente possono investire nelle loro idee. Questo sicuramente. Io mh, dicevo precedentemente, un po' ritornando a parte che è un po' difficile adesso parlare dopo tutto quello che è stato detto perché rischierei di essere ripetitivo su alcune cose che sono state mh, bene dette dagli altri relatori, eh, però qua, appena sono arrivato qua, quindi cercherò di dire qualcosa di diverso, facciamo così. Appena sono arrivato qua, dicevo, eh, noi imprenditori insomma, del manifatturiero siamo disperati in questo momento abbiamo una, una situazione per cui positivamente disperati abbiamo una situazione per cui di lavoro ce n'è eh, grazie a Dio dopo il Covid molte imprese non hanno neanche eh, ma non solo la mia ma tante imprese del settore meccanico hanno subito in quei mesi là un arresto ma che poi è ripartito in maniera molto molto eh, forte eh, siamo disperati perché abbiamo tanto lavoro ma non abbiamo personale da poter inserire. Eh, si, si parlava proprio prima in platea, ma quali sono le ragioni? Non ho adesso mh, una verità in mano in questo momento. Eh, sicuramente sono cambiate tante, tante condizioni. È cambiata l'alternanza scuola-lavoro rispetto a, a quello che avveniva qualche anno fa, anche dovuta un po' alla, alla pandemia, ovviamente, che ha, non ci ha permesso di poter accogliere come prima studenti all'interno delle, delle aziende. Ci auguriamo che. Eh, questa cosa si possa fare nel tempo più breve possibile perché, comunque, l'azienda è una palestra per gli studenti che vengono a fare il tirocinio da noi, il tirocinio, il stagio. Quello che è. noi <coughs> al tempo gioimmo quando aumentarono le ore di alternanza scuola-lavoro perché eh, l'imprenditore bramava questo tipo di, eh, di scelta. È vero che eh, c'è chi lo bramava e c'è chi non era pronto. Chi era pronto ha potuto sfruttare al meglio questa opportunità perché eh, tanti professori del Volterra, con cui noi con Volterra e con altri istituti in collaboriamo in maniera molto, molto fattiva, sanno benissimo che tendenzialmente nelle nostre aziende di Confindustria l'80-90% dei ragazzi che entrano per uno stage poi automaticamente, chi più, chi meno, viene assunto. Eh, quali sono le ragioni per cui siamo alla ricerca? La domanda è tanta e l'offerta è poca. In questo momento, io ripeto: non ho, non ho una verità in mano, e... però qualche ipotesi me l'ho fatta. Io rischio di essere anche un po' antipatico, però un concetto ce l'ho e che dico anche spesso: la scuola si è evoluta non di pari passo col mondo dell'impresa. Uh, una critica che faccio, anche io, sono genitore, ma a noi, genitore, e anche a quello che diceva prima il magnifico rettore. Uh, Abbiamo un po' passato il concetto che eh, il tecnico, l'operaio, se tuo figlio è un tecnico o un operaio, sia una vergogna. Ma non è così. Non è assolutamente così. Le nostre imprese si ergono su tecnici e operai. Io dico sempre ai miei: se domani mattina io o la mia famiglia non veniamo in azienda, l'azienda va avanti lo stesso. Se voi non venite in azienda, l'azienda chiude. In un'azienda come la mia, che ha un impatto del 80% di operai e tecnici. Quindi, la scuola ha cercato <coughs> di attrarre le famiglie proponendo dei, mh, dei nomi, dei vestiti più da PIL. Insomma, come se appunto pensare che tuo figlio vada ad un istituto tecnico e possa intraprendere la carriera di un tecnico specializzato, sia una vergogna. Ecco, non è così. Fino a, a poco tempo fa in azienda da me la persona più pagata era un operaio, il tecnico più specializzato era lui. Eh, e quindi questo poi, c'è anche un altro argomento. Eh, ripeto la critica anche verso me come genitore, perché eh, ripeto: se noi abbiamo indirizzato i nostri figli in queste direzioni, è perché siamo noi che non vogliamo che loro facciano percorso, questi percorsi. E talvolta tra gli imprenditori ci confrontiamo dicendo uh, «Cavolo, arrivano in quarto e in quinto e non ce li ho più. Porca miseria, sono soltanto 20 quando ne servirebbero 120. Ma perché non cominciamo ad andare a parlare alle famiglie, alle medie?» Ecco, questo è, è, è un buon argomento. Uh, perché? Perché c'è un altro aspetto, attenti, che è questo. Noi adesso affronteremo con una come una grossa opportunità quello che è il PNRR, con tutti i fondi che arriveranno, tutte le agevolazioni che verranno messe nelle mani di noi aziende e dovremo farli fruttare perché non sono soldi a fondo perduto, ma sono soldi da restituire. E quindi, ma la transizione è già iniziata, il 4.0 è iniziato dieci anni fa. Siamo già in ritardo da questo punto di vista qua. Il Piano Nazionale Transizione 4.0 ha favorito e ha dato un'opportunità a noi aziende di poter mettere in azienda macchinari tecnologicamente molto avanzati. Li abbiamo messi in azienda, abbiamo fatto investimenti mh, molto convenienti. Da questo punto di vista, ovvio bisognava avere lavoro per poterli mettere, li abbiamo messi in azienda, ma adesso questi macchinari chi li manda, chi li manda avanti? Abbiamo bisogno di tecnici che li mandano avanti, di tecnici specializzati, operai specializzati. Operai che abbiano competenza in tutto quello che è l'ICT, se io inserisco un macchinario, io dico sempre ai ragazzi quando vado nelle scuole, dovete capire una cosa: non c'è cosa più brutta per un imprenditore che avere un risultato positivo e non sapere perché. Immaginate se il risultato è negativo. Quindi, tecnici, ragazzi, con curiosità, che abbiano voglia di toccare il dato, toccare la macchina stessa, io dico sempre. Ai, ai, anche ai ragazzi, eh, fra un po' di tempo non ci sarà più la distinzione tra il colletto bianco e il colletto blu. Ma vivremo tutti in un colletto azzurro. Perché chi starà in ufficio programmerà, mh, progetterà, ma poi dovrà andare sul campo a vedere se il prodotto che ha fatto è corretto, se, se il processo che ha pensato porta ad un, ad un risultato. E quindi, eh, quello che dico io è: benvenga e mi rivolgo veramente alle famiglie, benvenga eh, la famiglia che decide di far fare al proprio figlio un percorso tecnico, un percorso che eh, sfrutti quelle che sono le curiosità del ragazzo, questo è poco come sicuro, ma che poi li metta di fronte a un lavoro anche manuale a volte, per capire come è fatto un prodotto. Ehm, prendo un attimo alcuni appunti che mi ero segnato perché le informazioni erano veramente tante. Eh, le nostre aziende... Non sono più aziende fordiste, non c'è più la concezione di azienda fordista, non c'è più la catena di montaggio con la persona che quel tipo di lavoro c'è ma sta diminuendo, sta diminuendo tantissimo. Faccio un esempio, Mh, dieci anni fa una ragazza che veniva assunta da me per stare nella fase di controllo finale faceva questo tipo di lavoro abbastanza ripetitivo, ma adesso sta sotto il microscopio, controlla il pezzo al microscopio per vedere se ci sono delle impurità, per vedere se il pezzo è conforme. E cambierà, cambierà notevolmente da questo punto di vista, l'azienda appunto Fordista non esiste più, esiste l'operaio tecnico molto, molto specializzato perché tante, mh, tante operazioni, poi è storia neanche recente ma di tempo fa, di tante aziende che hanno riportato in Europa alcune operazioni automatizzandole. Tante operazioni vengono riportate nei nostri paesi e viene incentivata e eh, resa più aggressiva quella che è l'automazione. Questo non ci deve spaventare perché il tipo di lavoro che si crea, cioè il, non, non, non genererà il fatto che le persone non avranno lavoro, genererà il fatto che le persone si dovranno riqualificare in quel tipo di lavoro e le aziende sono disponibili da questo punto di vista qua penso più o meno di, di, aver, di aver detto tutto, io parlo un po' del mio settore perché è ovviamente è una deformazione professionale però eh, spesso anche con amici fuori regione no? eh, si parla, vediamo la televisione insieme, vediamo un brand chissà perché, forse a noi ci va l'occhio subito però tanti brand sono nostri no? ma non solo il settore meccanico no? ci sono tante realtà meccaniche, elettroniche favolose, ma il settore alimentare, il settore eh, del welfare eh, e quindi siamo molto orgogliosi e quindi qui c'è bisogno in questo momento. Dobbiamo attrarli probabilmente anche eh, quello che dicevamo prima con, con il professor Paone, facendo capire che anche se tante aziende, l'80% delle aziende del nostro territorio non vendono un prodotto al mercato, ma fanno parte di una, di una filiera, di una catena, sono aziende tecnologicamente molto avanzate, con una gestione del personale molto... Eh, mh, molto vicina a quella che è la concezione di welfare, e quindi, mh, appunto, eh, non mi sento di aggiungere altro. Grazie per questa testimonianza. Da, dal punto di vista di imprenditore e anche genitore. <ride> Bene, prima di lanciare il contributo dell'Università di Macerata dobbiamo salutare il Dottor Bocchino. Io chiedo che... scusa, ma domani noi abbiamo la conclusione di un anno con 15 studi superiori con cui completiamo un percorso di, di, di confronto tra giovani e mondo delle imprese, quindi non esserci questa sera mi dispiaceva, ma al tempo stesso dobbiamo finire di organizzare l'evento di domani dopo un anno, è proprio in rispetto di questo percorso su cui anche noi stiamo investendo parecchio. Vi chiedo scusa, insieme alla collega Larice che mi supporta, andiamo a completare quest'opera e saluto anche il presidente della CNA che avremo modo di risentirci, chiedo scusa per l'assenza. Grazie, grazie mille per essere stato con noi. Ora, eh, come vi dicevo, abbiamo un contributo registrato del professor Gianluca Busilacchi del Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università di Macerata. Ecco, ci parlerà di come il mondo della formazione sta rispondendo alla crisi economica e anche alla eh, pandemia. Dunque, prego la regia di mandare il contributo. Buonasera a tutti e intanto un ringraziamento a nome mio personale del Rettore dell'Università di Macerata, il professor Adornato, eh, per questo gadito invito agli organizzatori, alla Professoressa Fior del Mondo e a tutto l'Istituto di Istruzione Superiore Volterra e Un saluto a tutti i presenti, ai docenti, agli studenti, alle loro famiglie e partecipanti alla tavola rotonda, naturalmente ai colleghi degli altri Atenei Marchigiani e rappresentanti di Regione Marche delle Categorie e Elisa Barchiesi. Io mi scuso davvero di cuore per non poter essere presente, mi sarebbe molto piaciuto essere lì con voi, ma nello stesso esatto momento dovrò relazionare al mio Consiglio di Dipartimento sul PNRR, di cui sono uno dei delegati eh, appunto nel, nel bordo di Ateneo, eh, come sapete questo piano nazionale di ripresa e resilienza su cui ci sono grandi aspettative per far ripartire la nostra economia dopo la pandemia, quindi in parte siamo nel tema di oggi. Dunque, il tema che oggi dobbiamo affrontare, e su cui appunto mi è stata fatta una domanda online, le prospettive occupazionali e professionali nel territorio delle Marche, quali sono le competenze necessarie? È una domanda, come dire, da un milione di dollari e non certo da dieci minuti, anzi nove, perché già me ne sono bruciato uno, e, è diciamo. Richiederebbe moltissimo tempo e sono stati scritti molti libri, diciamo su queste cose, quindi andrò davvero per titoli sperando di essere chiaro. Intanto partendo da un nesso fondamentale: quando guardiamo al rapporto tra sbocchi occupazionali e competenze richieste, è necessario di fatto comprendere una relazione tra domanda e offerta, quindi tra competenze e lavoro richiesto dal tessuto produttivo e competenze offerte dai lavoratori e da chi forma i lavoratori di domani. Quindi cercheremo di vedere queste interazioni soprattutto partendo da un dato. Il tessuto produttivo e le competenze richieste sono un processo in continua trasformazione nell'economia attuale. Noi siamo affezionati all'idea del mitico modello marchigiano, che è stato un modello di grande successo negli anni 70-80 è studiato in tutto il mondo, quindi quell'insieme di piccole e medie imprese, operosità, etica del lavoro eh, e coesione sociale e piena occupazione, quindi diciamo non c'era il problema che c'è oggi, eh, nel tessuto più manifatturiero d'Europa. Noi eravamo la più una delle regioni più manifatturiere d'Europa. Ecco quel modello che valeva negli anni 70-80 oggi non c'è più perché perché ci sono state alcune grandi trasformazioni negli ultimi 40 anni io direi di individuarne almeno due che sono quelle che hanno secondo me più trasformato il rapporto tra modello produttivo e competenze richieste la prima è la terziarizzazione dell'economia che vuol dire vuol dire che in tutto il mondo anche nell'Italia anche nelle marche diminuisce il peso della produzione manufatturiera in senso stretto e aumenta il peso dei servizi, non solo i servizi pubblici, l'istruzione, l'università, la sanità, ma anche i servizi alle imprese e direi anche le imprese di servizi, visto che parliamo di sbocco occupazionale nel nostro territorio. Eh, quale sarà il più grande probabilmente sbocco occupazionale nei prossimi mesi nel nostro territorio, mentre ahimè si perdono posti di lavoro, come basta aprire il giornale, in alcune imprese manifatturiere come Caterpillar, Riguzzini, Elica, aziende che spesso nemmeno sono diciamo in grossa crisi? Ci sarebbe molto da dire su questo aspetto, ma non mi dilungo. Qual è il più grande sbocco occupazionale in prospettiva, auspicabilmente? L'apertura del hub di Amazon a Monsanto. 4.000 posti di lavoro possibili dal magazziniere eh, ai dirigenti. Eh, Un'impresa che non produce niente, eh, ma produce servizi, fa commercio online. È la più grande internet company del mondo, da Seattle, che viene a fare un hub a Monsanto. Quindi, cosa sono per venire alle competenze? Eh, le competenze richieste in questa economia più terziarizzata, più attenta ai servizi. Io credo che soprattutto si chieda più flessibilità. Più flessibilità che vuol dire che eh, le competenze sono quelle che. Hanno, eh, che riguardano i rapporti eh, con competenze di vendita, quindi fondamentalmente poi con le persone, con le relazioni umane, con le competenze legate al lavoro di gruppo, con le cosiddette, oggi va di moda è questo termine, soft skill, quindi competenze trasversali. Ecco, ricordatevi questa cosa perché poi tra poco ci tornerò. Seconda grande trasformazione è il grande salto tecnologico anno dopo anno la tecnologia cresce in modo esponenziale e rispetto agli anni 70-80 del modello marchigiano c'è stato un balzo vertiginoso dal punto di vista tecnologico. Oggi si parla addirittura di quarta rivoluzione industriale, di appunto, industria 4.0. Questo aspetto, questo balzo tecnologico incide ovviamente sul tessuto produttivo, sui settori di produzione appunto più avanzati, ma anche sulle competenze richieste, ma persino dentro alle imprese, sul tipo di processi produttivi. Sempre meno linee di produzione tradizionale come si vedevano appunto negli anni 70-80, oggi che cosa occorre saper fare a chi sta in azienda? Bisogna saper controllare le macchine, conoscere la tecnologia, spesso conoscere la tecnologia digitale, quindi è sempre di più eh, richiesta una competenza legata al controllo e alla conoscenza della tecnologia e del digitale, di nuovo dai livelli di produzione fino ai livelli appunto più alti della dirigenza, un fattore sempre più importante. Queste sono in estrema sintesi, per ragioni di tempo, a mio modo di vedere le due più grandi trasformazioni che hanno cambiato il tessuto produttivo marchigiano e le competenze richieste dagli anni del modello marchigiano, che però negli ultimi anni in realtà... Negli ultimi due decenni hanno, questo processo di trasformazione ha subito una fortissima accelerazione. Perché? Perché nel frattempo c'è stata la globalizzazione dell'economia e la grande crisi economica 2007-2017. Questi sono stati fattori che hanno accelerato questo processo, su cui non entro per ragioni di tempo, dico solamente una cosa. La globalizzazione. Prima persino della crisi economica ha portato una competizione che negli anni del modello marchigiano non esisteva in quei termini, con imprese di tutto il mondo. Spesso oggi a portata di click. Qual è l'effetto? L'effetto è che vanno avanti imprese che hanno o produzioni di grandissima qualità, che quindi sono un po' più a riparo. Eh, diciamo dalla, dalla competizione o quelle che hanno una dimensione aziendale adeguata per completare e per mettere in campo quindi servizi di qualità ecco la crisi ha ulteriormente accelerato questo processo indebolendo domanda interna indebolendo eh, il benessere e il reddito della popolazione anche nella nostra regione e anche qui ci sarebbe molto da dire ma credo di aver finito il mio tempo quindi non entro l'ultimo minuto lo vorrei concludere su un altro, il secondo pezzo della domanda, che cosa può fare il sistema formativo, scolastico, universitario e delle imprese per adeguare le competenze richieste alle sfide attuali? Io vi faccio due semplicissimi e brevissimi esempi partendo dal mio osservatorio, quello della, del mio Ateneo. L'Università di Macerata ha messo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, in campo due nuovi corsi di laurea proprio per le competenze trasversali digitali, uno in economia del territorio per dare ai laureati del nostro territorio una formazione in economia specifica per cogliere le competenze trasversali richieste dal nostro territorio, come del resto tra l'altro ci chiedevano anche le categorie, alcune delle quali li eh, rappresentati, e uno invece proprio più recentemente in digital humanities per far incrociare la nostra tradizione. Eh, storica dell'Università di Macerata, dell'Umanesimo che innova, eh, legandolo alla svolta digitale. Ecco, questo è un esempio, ehm, diciamo, che, ehm, che potevo fare, però ci tengo a concludere dicendo una cosa con grande, con grande nettezza. Non sarà mai un singolo Ateneo ed una singola impresa. A farcela, a vincere nel rilanciare il modello produttivo marchigiano di economia e del lavoro. Si vince solamente stando tutti insieme, quindi stando insieme atenei, imprese, eh, categorie, sistema scolastico. Quindi permettetemi davvero di concludere con una proposta. Io, eh, penso che l'iniziativa di oggi sia molto importante e che possa essere davvero l'inizio di un confronto permanente anche con Regione Marche, ovviamente, che dovrebbe avere da questo di punto di vista, e che ha da questo punto di vista, un ruolo di traino, un confronto permanente tra sistema dell'istruzione superiore Università Marchigiane mondo dell'impresa e delle rappresentanze e Regione Marche. Ecco, solo così io credo noi ce la faremo per cogliere le competenze del futuro e l'innovazione necessaria. Quindi magari la prossima occasione sarà per portare avanti questo ragionamento unitario e ovviamente potete contare sulla nostra presenza. Questa volta dal vero, però. Grazie molte e a presto. Ringraziamo il professor Busilacchio e questo suo invito All'unità, ma torniamo a parlare di competenze. Vedete questo termine è stato ripetuto più volte nel corso di tutti gli interventi e anche di quest'ultimo intervento. Professor Paone del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e Scienze Matematiche dell'Università Politecnica delle Marche, si parla spesso per quanto riguarda le competenze specifiche delle materie STEM. Quelle che afferiscono eh, alla matematica, alle scienze, alle tecnologie. Quanto è importante in questo momento investire proprio in queste materie? Bene, grazie. Ringrazio per questo evento che è veramente interessante, serve a far ragionare tra di noi, fare una relazione tra imprese e università, ma soprattutto portare le famiglie alla consapevolezza. Che la scelta del percorso dei propri figli è un investimento, è forse il miglior investimento che possa fare una famiglia. Detto questo, le STEM, le STEM mi chiamate a nozze: eh, Science, Technology, Engineering Mathematics. Io sono un ingegnere meccanico, eh, vengo dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e mi occupo di strumentazione. Lavoro molto nel settore dell'industria, dell'industria manifatturiera. Solo queste parole sono già risuonate numerosissime volte in questo incontro. Effettivamente, eh, le STEM sono uno, forse il principale pilastro portante dello sviluppo della nostra civiltà in questo secolo. E, e quindi è essenziale che qualsiasi cittadino sia un protagonista consapevole, che quindi abbia come minimo le basi del pensiero scientifico che lo guidino nelle proprie azioni. Questo non significa affatto escludere la rilevanza della cultura umanistica, ma significa indubbiamente mettere le due cose sullo stesso piano. Ed ecco perché eh, la visione per il futuro, è difficile eh, fare previsioni per il futuro, però eh, io vedo eh, la società umana evolvere anche e con e mediante la tecnologia. Questo è un fatto importante che deve essere una consapevolezza diffusa in tutte le famiglie. Eh, io vengo dall'Università Politecnica delle Marche che insieme alle altre università del territorio marchigiano ma forse la Politecnica in particolare è protagonista nelle nostre facoltà sono sostanzialmente tutte incardinate nei temi del STEM. E cosa comporta questo? Eh, in questa breve discussione si sono sentiti concetti come industria 4.0 eh, come transizione, la twin transition, la doppia transizione ecologica e digitale. Effettivamente questo è ciò che stiamo vivendo e questo va vissuto con consapevolezza sì da noi di una certa età, ma soprattutto va capito e vissuto da protagonisti per i giovani che abbiamo di fronte. Il futuro è loro. Saranno loro a costruirlo questo futuro, noi dobbiamo dargli gli strumenti. Indubbiamente le STEM sono uno degli strumenti importanti. E hanno un impatto su qualsiasi aspetto della vita. Indubbiamente l'industria oggi è fondamentalmente basata sulle STEM, ovvero su competenze di tipo tecnologico, scientifico, ingegneristico, matematico, che devono essere, avete sentito, possedute a tutti i livelli. Eh, la scorsa settimana mi hanno installato la nuova caldaia a casa non basta più un idraulico la caldaia è connessa a internet, bisogna configurare un router, bisogna configurare la rete, bisogna interagire con questo mondo digitale che non ha più un tasto. Ecco che quindi quell'operaio anziano è estremamente meno efficace del giovane che ha la capacità di apprendere attraverso le sue competenze pur rimanendo un operaio qualora decidesse di fare questo percorso. È la figura dell'operaio che evolve. Ovviamente io da universitario proietterei tutti i giovani di fronte alla sfida di conseguire il massimo e quindi cercare di raggiungere il massimo nella propria preparazione. A ogni giovane deve essere consentito di avere un sogno, crescere, diventare. Io volevo diventare ingegnere e venivo da una famiglia lontanissima da questo mondo e ho avuto l'opportunità di farlo. Quindi, qualsiasi giovane deve partire con ambizioni alte. Ma dovunque esso arrivi, dovunque egli arrivi eh, è importante che eh, questo lo soddisfi. Oggi come oggi il lavoro è fortemente incentrato sulle discipline STEM. E quindi questo sono uno degli elementi che deve possedere assolutamente per la propria soddisfazione nel mondo del lavoro. E questo significa portarsi a casa competenze, significa educare eh, il pensiero alla complessità e, e questa è un'altra cosa di cui la società in generale avrebbe bisogno. Eh, I problemi sono sempre molto complessi, eh, le soluzioni semplici vanno, vanno guardate con diffidenza. Eh, spesso implicano trascurare molti dei fattori che influenzano il problema nel suo complesso. Il pensiero scientifico educa la relazione, al pensiero causa-effetto, al, alla comprensione analitica di ciò che avviene e anche questo ha un'importanza fondamentale per una società nella quale la razionalità dovrebbe governare processi decisionali e siamo tutti protagonisti di situazioni nelle quali talvolta questo modo di pensare viene tradito. E la tecnologia è qualcosa che abbiamo tutti in tasca, la tecnologia non va solo usata, va compresa e, e possibilmente si deve essere protagonisti. Uno degli elementi essenziali che è emerso da questa discussione è che l'Italia continua ad essere un paese manifatturiero, effettivamente gran parte di ciò che noi chiamiamo Made in Italy è frutto del manifatturiero. Ma indubbiamente è il manifatturiero pensato come il manifatturiero avanzato. Ed è qui la chiave del futuro. Eh, un territorio come il nostro, dove eh, le imprese manifatturiere hanno una storia di successo e vedono ora un periodo che sembra essere di crisi, ha ancora le possibilità, attraverso oculati investimenti, di andare nelle direzioni del manifatturiero avanzato ovvero industrie basate sulle competenze. Non è così eh, infrequente trovare anche nei nostri territori brillanti imprese che hanno la capacità di competere a livello mondiale e che quindi diventano protagonisti e che hanno potenzialità di crescere tuttora molto importanti. Gli esempi di delocalizzazione che noi eh, vediamo frequentemente non riguarderanno mai imprese basate sulle competenze. La delocalizzazione spesso ha dei driver prettamente economici, ecco che quindi la strategia è formarsi, presidiare i settori dove le competenze fanno competitività e far crescere questi. E questo passa attraverso i giovani che si formano in quegli ambiti. Un esempio eh, che vede le due università, noi e Camerino, protagonisti all'inizio della pandemia. Eh, io. Mi sono trovato insieme a un collega di Camerino, Luca Vitali, ad essere protagonisti nel sviluppo di un laboratorio per il test delle mascherine, questi oggetti che testiamo. Perché hanno chiamato le università e i ministeri? Di fronte all'insorgere all della pandemia non avevamo le mascherine, io avevo visto la mascherina solo dal dentista e credo la maggior parte di voi non l'avesse mai indossata, io per primo. Improvvisamente c'era domanda di questo semplice, tra virgolette, molte virgolette, prodotto. E quindi era stato chiesto all'università: proviamo a supportare la crescita di una filiera interna. Devo dire che le università si sono attrezzate facendo l'impossibile, è una vicenda che possiamo raccontare in due, ma è stato acquistato in... incredibile, <ride> proprio anche i trasporti hanno diventati difficili, però questo per dimostrare da un lato che le competenze esistevano in università. Ma ciò che voglio sottolineare è che purtroppo il territorio era impreparato, si pensava che produrre questi oggetti fosse una banalità come fare i fazzoletti, non è così. Ecco che quindi il pensiero del, del protagonista industriale era troppo semplice in confronto di un prodotto complesso come la mascherina. Questa cosa succede in tantissimi settori dove da troppi decenni abbiamo delocalizzato e demandato ad altri di fare ciò che noi dobbiamo usare fornendo a loro le specifiche ma lasciando a loro la crescita delle competenze interne per poter soddisfare noi. E il fattore driver è stato sempre economico. Bene, in parte dobbiamo riportare quel tipo di prodotti sui nostri territori, e per farlo dobbiamo avere delle capacità di produrre in maniera efficiente, e l'efficienza si consegue spesso attraverso l'implementazione della competenza. Quando prima parlavamo di manifatturiero avanzato o di Industria 4.0, è palese, è interessantissimo sentire Zannini: dice io ho potuto investire in tantissima tecnologia, ma ora chi la usa? Quindi dobbiamo formarli questi giovani affinché siano protagonisti. E non ultimo, molta di quella tecnologia tuttora è in parte rilevante, prodotta nel territorio italiano. L'Italia insieme alla Germania continua a essere un leader mondiale nei sistemi per produrre. Non bisogna andare troppo lontano per trovare aziende eccellenti nel settore della produzione de, de, di macchine per produrre nel settore del legno, nel controllo di qualità, eccetera. Le conosciamo tutti. Bene, queste sono le imprese che io vedo come potenzialmente in crescita, a prescindere dai fattori competitivi esterni. Cosa hanno in comune? Hanno un livello di competenza nelle discipline STEM molto elevato. Questo è un aspetto importante. Se un giovane pensa in questi termini, eh, si renderà conto che la fatica che si fa nello studiare le discipline STEM viene potenzialmente ripagata. Perché parlo di fatica? Perché tuttora è troppo frequente dire e sentir dire a delle famiglie ma la matematica, la fisica, la chimica sono difficili? Sì, sono difficili, indubbiamente. Ma con impegno perché tuo figlio non è in grado di fare queste cose? Sicuramente, basta che ci creda. Non è importante che il genitore sia stato capace o non capace, è il figlio che deve essere capace, è il giovane che deve credere nelle proprie possibilità. Bisogna credere nei propri sogni, bisogna buttare il cuore al di là degli ostacoli. E gli ostacoli qui ci stanno perché le discipline STEM, ma tutte le discipline, ma le STEM in particolare richiedono impegno e metodo. E talvolta molto dipende da qualche insegnante illuminato, che ha la capacità di appassionarli. E il ruolo degli insegnanti è fondamentale, ma non di noi universitari, che vediamo già un studente cresciuto, consapevole, filtrato. Sono le maestre all'asilo, il primo presidio. Quando si racconta una favola bisognerebbe raccontare anche un po' di scienza e tecnologia attorno a quella favola. E questo si può fare, lo, lo, cercavo di farlo fare alla maestra di mia figlia quando era piccolina. E alcuni elementi ci stanno, tantissimi volenterosi docenti ci stanno e anche capaci di fare cose incredibili. E poi un ultimo aspetto che ci tengo molto. Le discipline STEM tuttora vedono un problema di genere e questa cosa è terribilmente arretrata. Le ragazze hanno delle potenzialità enormi e se noi non usiamo questa metà del paese, questo paese rimane indietro e le imprese sono ormai pronte ad accettare tecnici, ingegneri, matematici persone con competenze scientifiche in generale, indipendentemente dal loro sesso, anche perché la fabbrica non è più quell'ambiente buio, rumoroso, sporco, di cui ancora le famiglie hanno un'immagine distorta. Questi sono ambienti nei quali il digitale è entrato in maniera pesante, si lavora con macchine avanzate, in ambienti puliti, in ambienti consoni all'espressione anche del genere femminile. E su questo mi piacerebbe spendere una parola sulle, sulle ragazze. Vanno appassionate le ragazze e le discipline STEM. È una cosa strategica per questo Paese, è metà della popolazione. E questo fa competitività di un Paese. E io ci credo molto che avremo la capacità assieme di lavorare a questo. Però siete voi che li incontrate più giovani, siete voi che li avete nelle, nelle vostre classi. Fare un inno alle STEM non significa sminuire la cultura umanistica, perché se c'è un problema che io per esempio vedo insegnando nelle facoltà di ingegneria è che le capacità di comunicazione di chi ha una formazione troppo tecnica talvolta sono sminuite. Ecco che quindi un bravo tecnico, un bravo eh, ingegnere, un bravo matematico dovrebbe comunque essere educato a scrivere a esplicitare il proprio pensiero in una maniera leggibile, a interagire con le culture a, dei, a lui complementari. Ma questo che cosa significa? Significa che voi, nello scegliere un percorso di formazione, dovete mai dimenticare la multidisciplinarità, mai dimenticare che la varietà della formazione fa la persona nel suo assieme. Il giovane deve poi perseguire i propri... Sogni, i propri sogni devono avere anche la prospettiva di tradursi in occupabilità perché poi una persona che ha sognato e non dovesse trovare soddisfazione perché non ha un lavoro adeguato è un peccato. Bisogna cercare di spingere tutti in alto, ma dovunque si arrivi, queste persone devono trovare la loro soddisfazione. Con questo io voglio dire che c'è molto in questo territorio che possiamo fare assieme. Il parlarne forse è il primo pa passo, anche perché le famiglie sembrano essere poco consapevoli, almeno dal mio punto di vista, di come eh, è strutturata l'economia di questa regione, di questa nazione, io direi. I ragazzi cercheremo di tenerli su questi territori, però io per primo ho viaggiato il mondo, prima di ritornare su questo territorio. Quindi mh, non ci sono dei confini, eh, le persone si muovono, eh, le persone torneranno su questi territori, i giovani avranno la possibilità di tornare. E di muoversi a fare esperienze, trasferire con le loro, con le loro gambe l'esperienza. E, e con questo mi piace di chiudere con una, un pensiero di ottimismo. E, è vero che siamo in una, region, in una regione in una fase di transizione che sembra essere una fase di declino, ma il fatto stesso che se ne discute, se prenda atto. È l'elemento sul quale si può eh, invertire la tendenza. Ovviamente, tutti gli attori debbono crederci, e il materiale umano passa attraverso le scuole, e poi passa attraverso le università, e qui si forma, e, e questa è la chiave del futuro che vedo. Grazie, professore, per il suo intervento e per averci ricordato l'importanza di formare la persona. Eh, anche attraverso le discipline STEM. Ma parliamo ancora di competenze, di quelle competenze però trasversali, le soft skills. Ne abbiamo parlato durante questa serata eh, con lei Giorgetti, che mette insieme tre anime: quelle, eh, quella dell'associazione CNA, ma anche eh, quella di insegnante, perché lei è docente presso Poliarte e imprenditore con l'agenzia di comunicazione Giocom. Quindi riusciamo a parlarne ecco, attraverso questi tre punti di vista. Quanto è importante Investire in queste competenze che riguardano lo stare insieme e il saper collaborare in gruppo. Assolutamente, sì, devo dire che sono fortunato innanzitutto a fare il lavoro che amo. Ed è una cosa, una condizione credo trasversale, cioè se si riesce nella fase della formazione ad appassionare, a rendere. Eh, a a fare piacere le varie materie che, si, che vengono insegnate. Sono d'accordissimo col professor Paone, veramente dal il ruolo di un insegnante da, dall'asilo dalle elementari alle scuole superiori, ma ovviamente anche ci metto alla palestra, alla squadra di calcio, al fare gruppo, a quello che una volta era il Muretto, la parrocchia, tante di queste situazioni aiutano i ragazzi a, a formare queste competenze trasversali, perché io credo che è difficile ehm, riuscire a, a, a creare all'interno dello spazio scolastico, eh, a tirar fuori eh, quelle che sono delle, mh, delle soluzioni che a volte vengono date dal confronto, anche dal conflitto. Quindi il conflitto che una volta te lo poteva dare il quartiere, che te lo poteva dare la... Il gruppo soprattutto oggi io sono, utilizziamo i social lo strumento di, di lavoro principale per uno che, che fa comunicazione, però il social ti mette di fronte a, ad avere 1500 amici di Facebook, ed amici non sono, sono forse conoscenze. Il Covid io ho visto formando, io insegno da 38 anni alla poliarte, arrivano dei ragazzi formati come d'altra parte detto, quello che succede nell'università da istituti superiori. E delle volte tu cerchi di riprenderli per mano ma è troppo tardi perché lì le famiglie, le scuole eccetera eccetera sono delle istituzioni che se si è creato il patto molto bene, cioè eh, quel patto tra famiglia, scuola, società ha funzionato, se il patto non si è creato è una gara molto dura e ci arrivano, io ho visto con il Covid, Uh, insegnare per esempio in modalità mista è stato devastante. Io l'anno scorso ho avuto tre persone che sono tre ragazzi insomma, intorno ai 20 anni, devastati dal, a livello psicologico dal COVID. Quindi, noi dobbiamo ridare forza alla volontà di ripartire, però, con qualcuno lavori bene perché le spalle erano solide, quindi riuscivi. Con qualcuno lavori malissimo e devi fare il lavoro dello psicologo, il lavoro che non ci compete, anche se lo fai volentieri. Torno un attimino a, alle competenze eh, trasversali, chiamiamolo appunto le soft skills. Quindi, la capacità di risolvere problemi, problem solving, e quindi a volte di aggirare l'ostacolo, è una competenza fondamentale nella vita, non solo nel lavoro. È chiaro che qualcuna di quelle che sono chiamate le. Le competenze più famose, la, la, insomma, la creatività, vabbè, io ovviamente qui è il, è, è il tema, è il, è, è il nucleo del nostro lavoro, però questa cosa tu la fai attraverso un'abitudine alla lettura, alla, eh, prima è stata detta alla curiosità. La curiosità è fondamentale, cioè lo stimola, a una curiosità continua che significa curiosità di sapere, significa formazione continua, essere consapevole che non è che ho finito l'università, ho finito l'istituto superiore, ho finito l'università e ho terminato. Perché tu ormai, i nostri giovani, cioè un cittadino, deve essere consapevole che dovrà essere formato per tutta la vita, continuare a formarsi, perché c'è una tale innovazione continua che è data dalla, dal sistema produttivo, che è data dalle due transazioni, cioè che ci porterà necessariamente a, a questo. Quindi la creatività a volte che ci rende competitivi, è quella che ci permette di, di, di trovare una soluzione a un problema che non è mai semplice, appunto che sta diventando complesso, attraverso, ne introduco un altro, un pensiero laterale. Quindi questo pensiero laterale, qualche volta non è esattamente quello che trovo di fronte, per cui A più B uguale C, eccetera. Ma è un, un qualcosa che va oltre. E se ho. La formazione di un pensiero critico, un'altra delle competenze trasversali fondamentali, con questo pensiero critico riesco probabilmente a vedere da punti di vista diversi, quindi magari laterale e non frontale, come posso superare l'ostacolo. Io qualche volta dico ai ragazzi, ragazzi, l'ostacolo non si supera, a volte ci si passa sotto, si, 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 gli, gli si, pensate all'ostacolo proprio classico e se non riesco a saltarlo perché è più alto passo sotto, giro di lato, trovo un sistema. Quindi questo è fondamentale. E un'altra cosa che ci tengo al fatto che istituto, mh, un istituto superiore, ancora prima di un'università, debba insegnare a diventare bravi cittadini. E quindi questa cosa che significa un approccio anche etico, per cui l'impresa produce, d'accordo, va benissimo, ma l'impresa parliamo di CSR, di eh, social responsibility, come si dice? Cioè. È un soggetto etico che deve produrre in un determinato modo. È chiaro che la tematica fondamentale di come si produce l'energia, di quanto si inquina, di, come, eh, di, di quale sarà il nostro sviluppo, a questo punto serviva Greta che ci, che ci suonasse l'allarme, probabilmente c'erano dei segnali ben prima che ci dicevano che c'erano determinate modalità. Di... E forse siamo arrivati troppo tardi. No, voglio essere ottimista: ce la possiamo fare, ma dobbiamo lavorarci, impegnarci, non solo in occasione di, di grandi eventi, eccetera. Oh, il, um, ecco, una cosa, un altro aspetto fondamentale, sempre tra le competenze trasversali, ci sono alcune che sono, dicevo, da cittadino. Quindi, io sono un cittadino che deve naturalmente riuscire a parlare con gli altri, a raccogliere quello che, quello che gli altri ti dicono. Ma ci sono all'interno dell'impresa alcuni ruoli che hanno questa necessità, cioè all'interno dell'azienda, chiaramente c'è qualcuno che produce e quindi deve saper interfacciarsi con la macchina, saper usare la macchina. Benissimo, quindi è ovvio che il problem solving aiuta la, la, la soluzione di l'utilizzo della tecnologia, eccetera. Ma esistono per esempio dei ruoli commerciali. Il ruolo commerciale di un'impresa ha bisogno necessariamente di una, di una capacità, di un'intelligenza un emotiva che fa sì che tu riesci a intercettare chi c'è di fronte, riesci a capire se... ma questo anche all'interno dell'ambiente di lavoro, cioè un ambiente di lavoro di un ufficio a volte può essere una gabbia terribile e quindi tu hai bisogno di alcune competenze che devono essere formate nella scuola, nell'università e troppo tardi, che, eh, che significa che attraverso un'intelligenza emotiva tu riesci ad intercettare chi c'è di fronte, che cosa vuole, che cosa... da pubblicitario è chiaro che la nostra deve essere per esempio una capacità eh, importante perché attraverso le emozioni, io devo suscitare emozioni in chi mi guarda, in chi eh, scopre quel messaggio, emozioni che posso suscitare in tanti modi, noi lavoriamo col packaging a livello tattile, a livello visivo, a livello olfattivo, a livello, ma a volte su una comunicazione che è non verbale ma che deve arrivare. La gestione dello stress, per esempio, un'altra delle competenze, noi mh, abbiamo, io ho mh, due figli all'estero e eh, quindi ovviamente ci tengo alla. alla a far, mi piacerebbe farle tornare, la vedo molto dura, ma mi piacerebbe, come diceva il magnifico lettore, e in questo senso dobbiamo creare le, le condizioni per renderci competitivi. Tra l'altro lo stress un attimo dopo. Eh, una condizione per essere competitivi significa che i numeri contano, quindi ovviamente le marche non contano perché hanno dei numeri bassissimi, siamo una città-regione e quindi questo significa che... Eh, quando siamo a mercato un milione e mezzo di abitanti purtroppo ha dei numeri molto bassi, quando siamo elettorato fa sì che non contiamo niente e che il Presidente dell'autorità portuale non arriva perché se la sono giocata a Roma, quindi purtroppo molte del, quando si deve fare una strada e quindi magari siamo ancora costretti a passare per l'Abruzzo, fortuna un pezzo di quadrilatero eccetera, è perché i nostri numeri non contano, provate ad andare a Roma e sembra la, la, la tratta del Far West. Quindi che cosa succede? Noi siamo usciti da un sistema che era quello del, de, del professor Fuà, che era quello dei distretti, che, era, che è stata la salvezza per i nostri territori per certi versi, dove l'azienda faceva tante altre, formava insomma, dei satelliti eccetera eccetera. Poi a un certo punto quei satelliti che andavano a produrre un oggetto, quelli che andavano a produrre un oggetto stupido, Merloni lo definiva, un oggetto stupido, e poteva essere il bianco, il bruno dei frigoriferi, eccetera, non ce l'ha fatta più, perché c'era bisogno di tecnologia. Quelle che stanno campando, stanno vivendo abbastanza bene, sono quelle che riescono a fare un prodotto tecnologicamente avanzato, superiore, eccetera. La qualità. La qualità, che cosa significa? Significa la qualità, in quello che già è stato brillantemente trattato da chi mi ha preceduto, la qualità è insita nella ricerca, cioè la ricerca è una condizione per arrivare alla qualità. Oggi c'è, prima si parlava della mancanza di giovani che vanno a lavorare nell'edilizia, c'è un gruppo di Brescia che ha inventato uno stucco particolare che praticamente riesce a risanare le case terremotate, e penso ovviamente ai nostri territori, e riesce ad essere a, al tempo stesso antisismico. È chiaro che dall'università, dalla chimica, può uscire fuori una ricerca intorno a questa, a questa tematica. Dall'Università di Camerino, sembra una sciocchezza, ma per, lo so perché è un nostro cliente, insomma, ha trattato e è uscita fuori una ricerca sulla curcuma. Il prodotto curcumaio che lei, eh, rettore, conosce è una, eh, è una genialità da un loro chimico che è diventata prodotto di successo perché praticamente si è scoperto che la curcuma toglie il sapore dell'aglio, Praticamente si può mangiare tranquillamente e ha una serie di, potori, di, di poteri straordinari, curativi, eccetera. Quindi queste cose che sono, cosa banale, un prodottino, eccetera, così, ma sono trasversali, sono nella meccanica, sono nel, in, praticamente in tutti i processi, con un'attitudine con un collegamento stretto che deve essere sempre di più, anche questo è stato detto da chi mi ha preceduto, tra eh, istituti superiori, università e aziende. E ricordo un mio viaggio a Stoccolma dove praticamente l'università e l'impresa la... era quasi un tutt'uno, c'era un passaggio diretto. Io ho uno dei miei figli che è al quinto anno del, del Politecnico a Milano di ingegneria gestionale, quindi ovviamente sono interessato a, a determinate questioni trattate e il problema è anche quante opportunità. Cioè le opportunità che sono arrivate a questi studenti. Mio figlio adesso è a Parigi, poi prima è stato a Monaco, poi Rispetto alle nostre che sono poche, perché sono poche le imprese purtroppo. Quindi eh, lo faccio un nome: Loccioni. Sembra che Loccioni sia no, la, la panacea di tutte, di tutte le imprese, va benissimo perché è, è un grande imprenditore così come è l'impresa Zanini, come sono tanti altri, ma sono poche purtroppo. Quindi è chiaro che avere da parte delle imprese è fondamentale avere ragazzi che possono fare questa sperimentazione, eccetera. Ma anche per, per uno studente avere 1.500 disponibilità o 10 disponibilità non è la stessa cosa. Quindi l'essere competitivi diventa difficile anche in questo senso. Cioè la competizione avviene quando questo incrocio tra domanda e offerta di giovani, di teste brillanti, c'è. Amore per il territorio. Allora l'amore per il territorio che significa io ci resto se sono competitivo, sto facendo un lavoro con Unicam e ho avuto il piacere di vedere dei ragazzi intorno ai 20 anni, 25 anni che con resilienza nel territorio intorno a Muccia, Camerino, eccetera eccetera, stanno andando avanti mettendo su imprese. Non mettono su l'impresa manifatturiera come diceva Zanini, perché non gliela fanno. Che cosa mettono su? Mettono su imprese Cooperative di qualcosa, oppure agricoltura avanzata, oppure vendita di territorio, oppure pellame. Sono imprese dove c'è testa e artigianato, oppure sono imprese, um, li faccio tranquillamente: c'è un'impresa che si chiama Idea, che è una società cooperativa che sta ad Ancona, dove ci sono dieci ingegneri di varia natura, ma hanno preso poi una persona che fa relazioni internazionali. Hanno preso diverse competenze, dove il prodotto è il servizio, è il pensiero al servizio di. Torno sul discorso qualità, e anche questa è una cosa assolutamente trasversale. La qualità che deve essere trasversale, deve essere, dicevo, nella ricerca, deve essere in quello che vado a produrre, deve essere nel design, per esempio. Alla poliarte noi insegniamo design, cioè la bellezza del prodotto che ha fatto grandi marchi come Guzzini, insomma quelli che sono i brand, purtroppo non più di proprietà marchigiana, ma almeno come, come pensiero, come testa marchigiana. È un qualcosa che qualcuno ha detto la bellezza ci salverà. La bellezza un po' ci può salvare. Ma io dico la bellezza ci salverà la tecnologia, ci salverà la, il prodotto che ha una complessità. Perché vanno bene le aziende di yacht? Perché le aziende di yacht stanno dando un prodotto tecnologicamente avanzato, non banale, dove la competenza anche dell'impresa artigiana che ti fa il lavoro interno, l'arredamento di legno avanzato, oppure l'inventarsi una gru particolare, ingegneri usciti dall'Università Politecnica delle Marche, attraverso dei meccanismi particolari, eccetera, diventano competitivi e si permette a uno yacht che assomiglia a un rimorchiatore di riuscire a, ad andare nel, nell'oceano. Quindi la marcia in più, la passione, la voglia. Il lavorare insieme, anche questo è stato detto e mi piace ripeterlo, e questa pure è una competenza trasversale, capacità di lavorare in squadra, di lavorare insieme, in un territorio come questo è una condizione fondamentale per il futuro. Quindi tutti insieme forse ce la facciamo, cerchiamo di, far, di essere attrattivi. Le, I ragazzi che, figli di stranieri, che sono per citare Steve Jobs, Pulisci non lo so, ma sicuramente un po' più affamati, e delle volte sono delle competenze e delle, una forza incredibile. Vengo da, prima di essere stato qua, da una riunione, poi concludo, da una, da una riunione con un cliente, uscito, guarda caso, da Litis Volterra, e con un dipendente di origini tunisino che ha frequentato l'Università Politecnica delle Marche. Stanno inventando un prodotto innovativo dell'industria 4.0, dove non riescono ad avere, cioè stanno cercando altre persone, non riescono a trovare persone. Quindi anche la, la nostra forza deve essere quella di esortare i giovani che arrivano, stranieri, eccetera, eccetera, insieme ai nostri, a studiare, studiare, eh, avere voglia di fare, farsi un mazzo così, scusate il termine, ma il termine è appropriato, per riuscire ad andare avanti e vincere la sfida. La sfida, la, la sfida il futuro è qui, è, be è bellissimo, quindi positività e secondo me ce la faremo. Grazie, positività è proprio quello di cui abbiamo tutti bisogno. Siamo in conclusione. Ci sono degli interventi, delle domande che vogliono essere poste ai nostri relatori. Sono stati tutti molto esaustivi, quindi abbiamo veramente affrontato l'argomento a 360 gradi. Se ci sono delle domande, abbiamo qualche minuto. Sì, è acceso. Buonasera, intanto vorrei ringraziare i per, tutti i relatori per il loro contributo perché hanno veramente, eh, a mio parere, eh, dato, eh, alzato veramente il livello della, della discussione rispetto un po' a quella che è la, eh, diciamo, la contingenza no, del momento e hanno dato proprio a me hanno dato proprio un gran respiro. Rispetto a, a, alla situazione marchigiana, rispetto alla situazione futura, rispetto alla situazione del lavoro, io sono un insegnante, ma sono anche genitore. E eh, un po' la, la considerazione che faccio è questa: è, emerso, la, è emersa la necessità che eh, ci sia una formazione continua mh, durante la vita, sia che il futuro sia quello da laureato, da laureata, sia che il futuro sia quello da eh, tecnico eh, non laureato o da operaio specializzato, la formazione è sempre necessaria. Quindi da insegnante mi viene da dire che il ruolo della scuola non finisce quando la ragazza e il ragazzo arrivano a 18 anni a diplomarsi, ma continua. Quindi come, come può la scuola continuare? A supportare questa formazione anche per, per chi si diploma, per chi esce, per chi entra in un università, chi entra nel mondo del lavoro. Questa è una domanda. insomma. Vuoi rispondere lei, rettore? Allora, io credo che parte di questa risposta lo dico, stia nell'intervento del professor Paone. No? Asimov dice: se non sbaglio, che eh, Purtroppo la società non va di pari passo con il progresso della scienza. E questo è uno dei, dei, dei problemi enormi: no? nel senso che la scienza ha fatto progressi grandissimi, tutto sommato i robot che oggi noi utilizziamo, e beh, Asimov li aveva disegnati 50 anni fa, e il, la, il robot collaborativo o quant'altro, erano già parte. Noi ci siamo arrivati decisamente dopo. La formazione continua è, è qualcosa di, di, di fondamentale. Quindi, secondo me, questo è un aspetto di cui dobbiamo tener conto. Formazione, forse anche le università devono, devono scendere nelle piazze come facevano prima, cioè devono tornare ad essere quei, eh, quei supporti alle scuole, alle, alle popolazioni, no? le, in maniera tale che. Che, che ci sia quella crescita, non dico proprio parallela, ma comunque un, una crescita che accompagni. Credo che ci sia un aspetto, sempre nell'intervento del professor Paone, ma anche nel, nell'ultimo intervento, eh, allora, intanto a me fa, fa pensare il fatto che eh, distinguiamo eh, le materie umanistiche dalle materie scientifiche distinguiamo la scienza e la tecnologia dall'arte e dalla cultura la parola arte in greco è tecne ok, quindi <ride> non c'è questa distinzione loro sono da Urbino e ci dicono che Raffaello non era semplicemente un pittore era uno scienziato sotto alcuni punti di vista perché come era uno scienziato Caravaggio se Caravaggio non avesse utilizzato quei pigmenti, e eh? hai voglia oggi e quali opere d'arte avremmo ammirato? Quindi eh, c'era una ricerca continua, c'era uno studio, c'era un affiancamento a quelle che erano le poche ricerche dell'epoca. È chiaro che forse il progresso scientifico è stato enorme e la società invece si è un pochettino adagiata Allora forse dobbiamo riavvicinare, no? anche loro hanno parlato benissimo, secondo me. Eh, perché ne hanno competenze, conoscono bene eh, anche quelli che sono le dinamiche no? le, eh, in una società come quella che si sta prefigurando eh, le nostre, i nostri anziani avranno bisogno eh, se anche saremo più robotizzati o più eh, artificialmente intelligenti eh, avremo bisogno di formare delle persone che aiuteranno questi, questi anziani a utilizzare questi, questi dispositivi e quant'altro quindi la formazione non può essere limitata, deve essere sicuramente molto stimolante a livello di, di, di asilo, o di scuola materna come, come lo chiamiamo tutti. È, è bellissimo ho pensato che eh, in realtà le favole eh, Biancaneve e Cenerentola sono favole scientifiche, nascono come favole minerarie, servivano per. Per spiegare dei fenomeni di de, 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 un progresso scientifico dell'epoca, insomma, no? Quindi eh, veramente si, si potrebbe utilizzare questo. Però c'è formazione nelle, nelle scuole materne, formazione degli insegnanti, formazione delle famiglie e probabilmente formazione degli anziani. E forse questa è qual, diciamo, una di quelle traiettorie che non abbiamo indicato all'inizio, fra quelle cose sulle quali questa regione potrà investire. Siamo qua in quattro, con quattro università, è proprio l'impresa della formazione. È qualcosa su cui non potremmo immaginare di essere degli, degli attori importanti nel, nel futuro. Questo, abbiamo quella massa critica necessaria per, per essere degli attori importanti in Italia, secondo me, in quattro. E, e ritorno quindi al, al collegamento della, della rete. Al, a lavorare insieme, lavorare con Boriarte, lavorare con, con le associazioni di categoria. L'economia circolare è, è qualcosa che non possiamo immaginare di insegnare solamente ai ragazzi di 10 anni, di 12 anni, che poi, poi fra l'altro sono già, già più pronti, no? Greta è, sicuramente era, era più pronta di me, c'è poco da fare, c'è ragione. Avevamo la percezione, ma lei era pronta, io no. Però dobbiamo insegnare anche alle generazioni, ai quarantenni, ai cinquantenni come me, a, agli ottantenni che hanno vissuto il periodo del boom e che quindi oggi con difficoltà riescono a, a, a risparmiare energia, a risparmiare materiali. Si sono sacrificati nel, nell'immediato dopoguerra, oggi che hanno la possibilità di godere di qualcosa, io devo insegnare loro che invece facendo quello salveremo il pianeta. Formazione. Sì, sicuramente formazione. Grazie, lettore. Ci sono altre domande? Gli interventi sono stati veramente esaustivi, quindi abbiamo toccato veramente tutti eh, gli argomenti che erano il contenuto di questa tavola rotonda. Io non posso che ringraziarvi per essere stati qui per aver partecipato, aver portato e condiviso le vostre conoscenze, le vostre competenze. Spero che sia stata una serata piacevole, utile eh, per le famiglie che si trovano a fare delle scelte, anche per i ragazzi naturalmente, ragazzi e famiglie insieme che si trovano a fare delle scelte. Ringrazio anche la dirigente naturalmente, la dirigente del Volterra Elia, con cui abbiamo aperto la serata. Eh. Non, non ho molto da aggiungere, però voglio dire veramente che è stato un dibattito davvero interessante. Credo che tutti noi non nessuno di noi ha perso una parola di quello che i nostri relatori eh, ci hanno qui illustrato. È anche un dibattito che è andato a fondo sulle tematiche che noi avevamo proposto e che ha centrato in pieno, secondo noi diciamo organizzatori, le finalità ipotizzate. Mm. La, eh, adesso la, la, la speranza sarebbe che eh, anche con l'aiuto de, dei referenti di tutte le scuole che sono qui, questo dibattito non si concludesse qui, ma continuasse nelle vostre classi nei prossimi giorni, nelle classi delle, delle scuole medie, delle, con i ragazzi delle terze medie, ma non solo, ma anche nei nostri istituti superiori, perché effettivamente qui ci sono tanti spunti di approfondimento con i nostri ragazzi, quindi ogni ragazzo potrà. Eh, con eh, il proprio docente approfondire alcuni aspetti che sono quelli più congeniali a lui, perché chiaramente poi ogni ragazzo ha i suoi talenti, ha eh, i suoi ambiti di curiosità. È vero che noi cerchiamo di coltivarli tutti proprio perché eh, portiamo avanti la persona nella sua totalità. Quindi veramente dobbiamo ringraziare e rifacciamo ancora un applauso a questi relatori perché sono stati veramente, veramente in grado di accompagnarci in questo cammino. Direi che possiamo concludere qui. Vi faccio gli auguri per le prossime feste di Natale. Grazie a tutti quanti.